Paola, dottor Alessandro Guidi, per il suo aspetto. Buonasera a tutti, anch'io. Qui con Alessandro, Colombo Parte, relatore Mario, Carolina Bianca, Luigi Giovanni, presente a ospitare Giuliano, tra Mario e Gian Roberto, con Paolo, Bianchi e Giulia, Sara Cinzia e San Giorgio. Allora, come al solito invito chi ha le comunicazioni preliminari fa un cenno, ragazzi. Simona Saladini, scusate, dite, presento voi, Silvia, grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io ho una cosa velocissima, è arrivato nelle case il giornalino, finalmente, perché ho detto aspettavamo da un po', avevamo predisposto. La cosa che chiedo, ho notato che sono stati messi i gruppi senza neanche mettere il loro simbolo, può darsi che non venga più utilizzato il logo, può darsi che non sarà più utilizzato, che ognuno farà quello che vuole, però essere equiparati, se non sbaglio, o io l'ho visto così di fretta, ho visto la scritta del nome, esatto, ho visto la scritta del nome della lista, però il logo non c'è. Quindi, come avete parlato diversi di voi, che comunque siete all'interno, anche noi siamo presenti come c'è scritto il nome ma non il logo. La prossima volta, per favore, se fosse possibile riportare il logo, mi sembra giusto. Fulgore, buonasera a tutti. Sì, anch'io la mia commissione dell'arte è solo il giornalino, perché volevo tranquillizzare tutti. C'è anche l'articolo della nostra lista. È quello che non si legge con la lista scritta, con il nome della lista scritta in piccolo di fianco e non sopra, in fondo. Non si legge perché è su fondo arancione, penso sia difficile. Quindi quello tranquillizzato non c'è, nel caso qualcuno l'avesse mai voluto leggere, lo trova, fatica, ma riesce a trovarlo. Però devo dire che lo scopo della comunicazione non è questa, il mio disappunto non è tanto questo. Ricordo che anche noi riuscimmo a fare un giornale, in realtà, siccome non era possibile trovare dei soldi per fare un giornalino, in effetti a metà mandato più o meno metterci uno a nostre spese, almeno per dire qualcosa alla gente. Quando si presentò l'occasione di fare questo giornale, quindi di fatto immagino allo stesso modo fatto a carico della ditta che raccoglie le sponsorizzazioni, ne approfittammo alla fine del mandato praticamente. Ci rimaneva però della spedizione. Anche qui la normativa è, che sappia io, abbastanza rigida, nel senso che prevede che si possano spendere dei soldi per comunicazioni istituzionali, sostanzialmente, e non per altro. Allora per evitare polemiche, problemi, ma uno c'è il suo stile, il mio e il nostro è sempre stato quello, la spedizione la faremo noi. Cioè la dividiamo tra sindaco e assessori, dividiamo lì in cinque. Detto questo, il giornalino era con gli interventi, come è legittimo e comprensibile, dell'amministrazione, degli assessori che spiegano quello che hanno fatto, quello che vogliono fare, e questo, e poi c'era lo spazio per il Consiglio Comunale, che è uguale per tutte le liste. Ecco, sommessamente faccio notare che c'è un nome in testa, la troviamo ovunque, non è solo in testa, è anche in giornalino, con tanto di contropagina, con l'elenco dei consiglieri comunali, rigorosamente solo di maggioranza, i volti e tutto il resto, e il nome della lista. Il pezzo forte poi, già, lo trovo singolare, che ripeto, siccome magari confondo, ma io su questo, proprio per evitare abusi, è molto rigorosa. E poi troviamo, adesso, pensavo fosse il Presidente del Consiglio Comunale di tutti.
e mica solo dicevamo in destra, perché l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale ha in alto la dicitura dicevamo in destra, e pensare che per voi si presenta tutti a questo tempo. E poi dopo, vabbè, dopo finalmente troviamo giustamente l'intervento del capogruppo della lista. Perfetto. Ecco, io vorrei evitassimo pagare la campagna elettorale che è quasi in 5 anni con i soldi del potere dei cittadini. Questa cosa cercherei di evitarla, ecco, con un consiglio così generico e vago. Per il resto, ripeto, non preoccupatevi, armandosi gli occhiali si riesce a leggere anche le due sciocchezze che abbiamo scritto. Grazie. Due cose semplicemente, precedo il sindaco. Innanzitutto voglio dare una comunicazione un po' più concreta, nel senso che siccome è prevista neve stanotte e domani, state tranquilli, il Cernobbio sarà, e non rivolgo anche ai miei consiglieri assessori che controllano il territorio, eccetera, eccetera. Abbiamo un'impresa talmente efficiente dal punto di vista della forza, i mezzi, eccetera, eccetera, che anche l'altro giorno, quando si sono venute 2 dita di neve, questa impresa, oltre a girare per Lovenda, le frazioni alte di Piazza, eccetera, eccetera, alle 4 del mattino, testimonia me, non ci avevo detto, giravano a portare il sale. Per cui questa è una prima cosa, per cui se domani neve, state tranquilli che ci daremo tranquilli per Cernobbio. L'altra cosa, sulla cosa che io non ho notato, sinceramente, questa cosa del giornale, eccetera, eccetera. Non lo so, mi viene da dire, siccome ero un elemento divisivo, cioè, lo so, cioè, prendo questa cosa come semplicemente una semplice occhiata sul giornalino, nel senso, va bene, è andata così, eccetera, eccetera, però onestamente non mi ritengo il presidente del Consiglio solo della maggioranza, ma anche della minoranza, anche se nessuna della minoranza ha voluto a suo tempo, nella prima riunione del Consiglio Comunale, riconoscere al sottoscritto il fatto che poteva diventare presidente del Consiglio, guarda caso, anche perché era il consigliere più votato di tutti. Grazie. Per quanto riguarda i luoghi, mi scuso, nel senso che è una svista che è venuta, è stata proprio una questione di volontà di non mettere i luoghi, nel senso che noi abbiamo ripreso la tua delibera di giunta, abbiamo rifatto la stessa delibera di giunta, quindi autorizzando Nuova Era che ci ha fatto questa proposta gratuita di fare l'evento, quello di non mettere i luoghi, farò attenzione nel prossimo uscita di queste cose. Chi ha seguito il giornalino ultimo della tua amministrazione è la stessa persona che ha seguito in questo momento qua, quindi non è questione di volontà di non mettere l'olio, di dare più spazio a un altro. Per quanto riguarda il giornalino, abbiamo inserito anche il coupon che permette, questo lo ricordo un po' anche dai consiglieri, di dare la possibilità ai soggetti cittadini cernobbesi di entrare gratuitamente al Museo della Prima Persona, e questa è un'altra possibilità che stiamo aumentando sempre di più l'utilizzo del Museo della Prima Persona. Nella delibera del 18 dicembre 210 stabilisce esattamente che cosa fare, quindi siamo arrivati un po' in ritardo, volevamo uscire per Natale con i giornalini e fare gli auguri, infatti ho dovuto togliere da parte che riguardava gli auguri. È un'uscita sporadica, nel senso che a bilancio non avevamo le risorse per fare un giornalino, adesso insieme agli assessori vogliamo affrontare una comunicazione diversa rispetto a quello che ho fatto fino adesso. Dicevo, mi scuso per i luoghi, ma proprio davvero adesso gli assessori possono smentire, non è una volontà mia di dire diamo più spazio alla lista, anzi ho mandato una comunicazione a tutti i consiglieri comunali, dico di quanti era lo spazio, e questo me l'ha preso gli uffici e l'ho girato completamente a voi. Quindi ecco l'altra cosa che dicevo per quanto riguarda il Museo della Vita Berlusconi, abbiamo reso possibile ai cittadini cernobbesi, quindi un nucleo familiare, di poter accedere dal 22 gennaio, quindi dalla festa di San Vincenzo, fino al 19 marzo, alla festa del papà, perché riprendo un po' tutta la quartiera della Villa Berlusconi, ecco, per dei costi di questi 2 mesi,
accernisce proprio di poter entrare sempre di più al Museo della Primavera Sassoni. E questo l'ho inserito anche nel mio tour, nel senso dei sabati, del 4 sabato del mese sono all'interno del Museo della Primavera Sassoni, perché Cernobiesi davvero faccio sempre più fatica adesso incontrarmi in questi ultimi giorni che non conosco il Museo della Primavera Sassoni, quindi ne stiamo invitando sempre di più a esserci. La mia comunicazione riguarda, che avete già visto sui giornali, pubblicato sull'Albo, è il decreto che ho assunto il 14 gennaio 2019, il numero 1, dove ho ricomposto la giunta e provvedo a leggere i decreti. Ora, con un decreto ho provveduto a ricomporre la giunta comunale in 3 assessori, di cui uno degli assessori è il vice. Per quanto riguarda le deleghe, Monti Matteo, sindaco, politiche della sicurezza e programmazione territoriale, che riguardano sicurezza urbana, polizia locale, viabilità, protezione civile, edilizia privata, urbanistica, patrimonio e cimiteri. E poi questa nuova delega che è sviluppo integrato del via della nuova agricoltura, che è la scoperta dei fiordi. Poi innovazione e servizi al cittadino e enti partecipati. Assessore e vice sindaco, Ferradini Maria Angela, welfare, servizi sociali, asilo nido, famiglie, anziani, terzo settore e associazioni, alla cultura, alle politiche educative di cui educazione, istruzione, formazione e personale dell'ente, della Torre Mario, assessore, politiche economiche, finanziarie e tributarie, bilancio, programmazione finanziaria per adulti, sport e giovani, e l'assessore della mantenuta territoriale che comprende turismo, attività produttive, demanio lacuale e montagna. Il nuovo assessore, l'assessore esterno allo sviluppo e sostenibilità del territorio, lavori pubblici e manutenzioni, ecologia e ambiente, parchi e verde pubblico e l'assessore del corpo urbano. Questo è il decreto che ho assunto, dicevo, il 14 gennaio e ringrazio gli assessori, vice sindaco e l'assessore che avevo prima per questa modifica delle deleghe e auguro un buon lavoro e in spirito di squadra con tutto il mio gruppo di buon lavoro di inizio. Quindi, grazie. Grazie a te. Prima di passare alla situazione verbale precedenti, abbiamo due interrogazioni urgenti. Parte del gruppo di Paolo Pistori. Una riguarda il discorso della, diciamo, della nuova, diciamo, nuova, nel senso dovrebbe essere nuova collocazione di quelle che sono le associazioni di Cernobbio. E prendo atto dell'interrogazione, cioè nel senso ci viene riferito che sia intenzione di questa amministrazione eccetera eccetera, cioè c'è tutto un modo di dire, di interpretare questa interrogazione sul riferito eccetera eccetera. L'altra si riferisce addirittura all'articolo di giornale eccetera eccetera. Ora, queste interrogazioni io come Presidente del Consiglio avrei preferito che mi fossero arrivate conferenze di capigruppo, in modo che, come abbiamo detto tante volte, almeno una conferenza di capigruppo avrebbe potuto esistere in più. Le accolgo comunque, anche se non le ritengo urgenti, le accogliamo anche perché poi gli assessori mi hanno confermato che chiaramente risponderanno di tutto per tutto su quello che c'è scritto. Ripeto, non c'è un criterio per stabilire l'urgenza di un'interrogazione, però sostanzialmente, siccome queste cose sono in ballo da un po' e si direbbe di qua e l'altro giornale riferisce, secondo me andavano portate forse con più elementi di conferenza del capogruppo che si è svolta poco tempo fa. Quindi le accettiamo e risponderanno gli assessori di competenza, per carità. Poi permesso di dire una cosa, faccio notare per precisione che in realtà una
interrogazione non è solo del gruppo Comune per Cernobbio, ma anche della lista civica per noi per Cernobbio, quindi il capogruppo Filippo Santoro. Sui simboli stasera per precisione, per essere, che era qui, è semplicissimo, non c'è niente di impreciso, di generico nell'interrogazione. Semplicemente, tra l'altro, il giorno dopo i capigruppo, sia io per un verso che Filippo per un altro sono stati contattati dall'associazione in cui è stato detto, ci hanno detto che andiamo via da lì, voi sapete qualcosa, io ho risposto non so nulla, lui ha risposto non sa nulla e tutti e due abbiamo detto chiediamolo chissà qualcosa, semplice, niente di urgente, niente di drammatico, per precisare dal punto di vista regolamentare, giustamente essendo una interrogazione urgente si può decidere più o meno di rispondere, come prevede il regolamento, si può decidere non rispondere, dare una risposta scritta, liberissimi di farlo, però non è un'invenzione una mattina rispetto al giorno dopo del gruppo, è chiarissimo e facilmente documentabile come è andata la cosa. L'altra, l'articolo giornale che non è un fumo, l'articolo giornale che fa riferimento a una lettera arrivata ai commercianti e quindi non a nessuno di noi, l'articolo uscito la mattina della conferenza capigruppo e quindi scusa, però l'interrogazione abbiamo deciso di farla per sera lì e quindi siamo arrivati un po' lunghi. Questa. Scusate, però io vorrei un attimino una certa forma, cioè nel senso che indipendentemente se sono condivise o no le interrogazioni, però loro le hanno depositate e c'è un oggetto definito, che nel prendere bisogna leggerlo e citarlo per intero, scusa Presidente, te lo dico, perché comunque c'è un aspetto di rispetto delle componenti di minoranza che l'ordine delle interrogazioni hanno due ordini, due oggetti per piacere indicate e poi la considerazione sulla quella d'urgenza è un atto comunque sul quale non penso che possiamo discutere sul fatto di dire perché vengono depositate e penso che nel rispetto delle minoranze sia anche giusto perché noi veniamo in conferenza di capigruppo ma non sono le interrogazioni che non ci sono, c'è tutto il resto, con tutto il rispetto, ok? Perché quando veniamo in conferenza di capigruppo non ci sono né eventuali delibere di giunta depositate se il punto messo all'ordine del giorno è un punto di delibera conseguente, né c'è qualcuno dei presenti in grado di darci la minima indicazione su che cosa troveremo. Infatti la battuta è: serve ancora fare la conferenza di capigruppo? Perché se il Presidente del Consiglio, il capogruppo, che poi non c'è il capogruppo, non è messo nella condizione di poter in quella sede avere i documenti da farci vedere, allora a noi va bene tutto, siamo disponibili a collaborare, ma la stessa cosa deve essere da tutte e due le parti, perché non è tanto il problema delle interrogazioni, è un passaggio d'entrata, della porta, che potremmo anche evitare, che così non aspetto un quarto alle sette perché ho finito prima di lavorare, perché lì non c'è nulla di depositato di quello che è il consiglio, ci sono i punti e non c'è mai nessun documento, forse è possibile, non sto discutendo sul fatto se è, io reputo che la conferenza, forse ho avuto io solo le sfortune negli anni passati di avere dei consiglieri che pretendevano molto molto di più, bisognava depositare un sacco di documenti che potevano guardare dei punti che diventavano oggetto, noi non troviamo mai niente, cioè, quindi si collabora tutti, la stessa cosa sulle interrogazioni che possono nascere, perché io stessa ho detto, forse la prima volta che l'ho portata, ve la porto in questo momento, perché poi sono anche una questione di tempi. Grazie. Sì. Avete deciso fare tutto che dettavo per i mandati al momento dell'interrogazione, ho detto più che accettate non la posso fare. Poi l'elenco, la prima interrogazione riguarda l'interrogazione urgente con risposta al Consiglio Comunale, sensi dell'articolo 11 del regolamento.
riguardo gli spazi dedicati alla biblioteca e all'associazione genovese presso gli edifici ex uffici d'arte della Transfondi. L'altra riguarda il funzionamento della commissione dalla situazione del piano della sosta sostanzialmente sul territorio genovese, per cui formando un recente articolo di giornale ci sono stati dei cittadini che si sono mossi eccetera eccetera, per cui poi ti spiegherai tu molto meglio di me perché sei tu che l'hai formulato. Sul fatto dei documenti presenti in conferenza del capigruppo abbiamo fatto una riflessione, nel senso che in effetti quando facciamo la conferenza del capigruppo in cui non siamo sempre tutti presenti, devo dire, il fatto che non ci siano documentazioni è semplicemente un argomento che io adesso rivolgo alla segretaria, perché sostanzialmente mi sembra che già in passato si era espressa in un certo modo in questo senso. Da che mi risulta, la conferenza del gruppo collabora con il Presidente per la presentazione dell'ordine del giorno. In quella sede non vengono presentati i progressi delle lettere, vengono depositati al momento della convocazione del Consiglio, così si è stato. Dal mese di febbraio ci siamo impegnati maggiormente con il capogruppo per avere maggiori informazioni sugli argomenti che vengono in consiglio comunale, per fare in modo che quando il nostro capogruppo e il presidente del consiglio sono i subcandidati di capogruppo abbiano non una maggior documentazione ma una maggior chiarificazione su quello che viene discusso in consiglio comunale. Questo ne ho parlato anche con il capogruppo nei giorni precedenti, dove gli ho detto vediamo di trovare una soluzione migliore, ma mi metto anche nei vostri panni. Io quando ero in minoranza tante volte si arrivava gli argomenti, il Presidente del Consiglio li illustrava, poi magari gli atti erano poi nel saluto di Consiglio. Quindi su questo mi impegno e riguardo il capogruppo di informare almeno maggiormente gli argomenti che si portano in Consiglio Comunale. Per quanto riguarda invece le due interrogazioni, Presidente, chiedo questo, visto che sono interrogazioni urgenti, prescindere che la scelta di interrogazione urgente sta ai sensi del regolamento, però ritengo di dover rispondere in quanto sono già atti di giunta fatti a dicembre nei mesi precedenti e già pubblicati all'albo pretorio, quindi non ho problemi a rispondere alle interrogazioni anche se personalmente non ritengo urgenti, però rispondo tranquillamente ai consigli. Le interrogazioni sono state accettate, se ripete dovrebbe leggere il giornale fosse terminato. Passiamo adesso alla lettura e approvazione per varie sedute del 30/10/2018 che riguardano sostanzialmente punto 3, la ratifica e deliberazione della giunta comunale numero 192 del 29 novembre 2018 di variazione d'urgenza di lancio di previsione del 2018-2020. 4. Approvazione aliquote di annuale 2019, 5. Approvazione aliquote TASI anno 2019, 6. Approvazione aliquote IRPEF anno 2019, 7. Approvazione modifica del regolamento TARI, 8. Approvazione piano finanziario aliquote TARI anno 2019, 9. Approvazione documento unico di programmazione DUP 2019-2021, 10. Approvazione bilancio di previsione 2019-2021, redatto ai sensi del decreto legislativo 118-2011, come integrato dal decreto legislativo 127-2014. 11. Scioglimento della segreteria convenzionata per comuni di Cernobbio di Cadolago, quello del Mussetto questa sera. 12. Modifica del regolamento edilizio, eliminazione articolo 567, capitolo 2, adozioni. 13. Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate, scusate, ai sensi dell'articolo 20 del decreto 175 2016.
Poi ci sono le interrogazioni della lista civica con Piacernovi, il diretto sistema di parcheggio raso interrato nell'area in prossimità dell'ex laboratorio del 19, 15 interrogazioni della lista civica con Piacernovi in merito all'attuazione all'attuale situazione di Villa Mirta dal punto di vista della sicurezza e dell'avvertenza in corso. Chiedo se ci sono osservazioni da fare. Quindi votiamo per favore l'approvazione delle delibere. Dunque abbiamo, siamo in 9 più 3, 12, voti a favore, astenuti, non astenuto, nessun voto contrario. Approvato. Passiamo adesso che si è la parola al professore della Torre. Buonasera a tutti, passiamo con la variazione di bilancio, la prima del 2019, per un totale di 152.000 euro, che riguarda in parte capitale perché è stato assegnato definitivamente il contributo dallo Stato per il bando che ha partecipato il Comune per la videosorveglianza per 82.000 euro, che verranno totalmente utilizzati per l'acquisto di videocamere e ampliamento del sistema di videosorveglianza. È stato altresì assegnato un contributo per la messa in sicurezza del territorio di 70.000 euro e questi verranno utilizzati per 20.000 euro per gli edifici scolastici per adeguarsi alle prescrizioni ATS e per altri 50.000 euro invece per la messa in sicurezza dei ponti presenti nel comune. In particolare viene fatto un intervento sul ponte del Greggio, precisamente sulla parte di Avonta, per messa in sicurezza questa parte. In parte corrente la variazione è pari a zero perché è soltanto uno spostamento di 24.000 euro dai capitoli di spesa del personale della polizia locale al capitolo dei trasferimenti al comune di Como e si tratta della prosecuzione del comando di un vigile fino al 37.19. Prendo la parola. Ricordiamoci di Va bene, Matteo Monti, sindaco. Allora, in merito alla variazione di bilancio, come diceva prima l'assessore, il progetto, quello di videosorveglianza finanziato dal Ministero per 106.000 euro, del potenziamento della videosorveglianza sul territorio comunale, questo ci è arrivato, questo finanziamento dal Ministero, prima comunicato sui giornali, ma è arrivato ufficialmente dal Ministero questa comunicazione. L'altro invece è questo, diciamo, questa nuova opportunità che lo Stato dà ai comuni fino a 20.000 abitanti. Noi siamo nel range tra 5.000 e 10.000 abitanti, quindi il Ministero dà questi 70.000 euro dove obbliga i comuni a iniziare i lavori il 15 di maggio e rendicontarli nell'anno. La scelta di utilizzare questi soldi, 20.000 euro sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici, nel senso che c'era un'ultima restrizione della DS, i lucernari nelle scuole elementari e le porte antibanico che ci mancavano ancora nell'edificio scolastico. Questo completa in 20.000 euro, gli altri 50.000 euro invece stanzieremo, nel senso che con questa variazione di bilancio insieme alla territorio abbiamo già fatto un sopralluogo nel torrente del Greggio, che è il tratto che va dalla polizia locale a scendere, adesso invece è arrivata questa segnalazione con i cittadini dove c'era un cedimento che non risultava sul manto stradale, facendo un sopralluogo nella parte sottostante, quindi siamo andati nei mesi dei primi giorni di gennaio e effettivamente sottopassano le tubazioni e sottoservizi e ci sono le travi portanti del torrente del Greggio dove l'ultimo intervento fatto forse risale quasi più di 20 anni fa, nel senso che è proprio il tratto che va dalla polizia locale a scendere fino alla foce del torrente. Adesso gli uffici ci hanno fatto questa relazione e visto che comunque dobbiamo iniziare i lavori entro il 15 maggio e quello che il Ministero dava a dire siete pronti con messa in sicurezza di edifici, quindi edifici scolastici, patrimonio, strade, non c'è su queste specifiche generali, la scelta è stata quella di destinarli
una parte su, dicevo, sulle infrastrutture, quindi sul ponte, e gli altri 20.000 per completare le operazioni nella scuola. L'altro, dicevo, finalmente questo è un progetto di videosorveglianza dove abbiamo 120 giorni per terminare il progetto esecutivo e quindi appaltare l'opera entro l'anno. Inizialmente avevamo messo a bilancio i 42.500 euro sul capitolo 600-115, quello che riguarda la messa in sicurezza del territorio, e lì quindi l'assessore abbiamo integrato questa risorsa di 82.000 euro che riguarda questo importo. Quindi ecco perché la variazione del importo. Questo è il Ci sono interventi? Passo a leggere. Allora, il Consiglio Comunale delibera. Punto 1. Di approvare le variazioni delle previsioni attive e passive del bilancio 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019 in tutto il prospetto allegato A, parte integrante del presente provvedimento. Chi vota a favore? Allora, abbiamo 9, 10, 11 voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Due voti di astensione del gruppo. Immediata eseguibilità, grazie. Sì. Nell'intero Consiglio Comunale siamo a 12. Nessun voto contrario, nessun astenuto. Numero 147
2007, la stessa misura applicata per l'anno 2011 è autorizzata dall'articolo 1,1133 lettera B della legge numero 145 del 2018, legge di bilancio 2019. Chi vota a favore? Allora, 12 voti a favore, chi vota contro? Filippo Santoro, chi si astiene? Nessuno. Immediata eseguibilità. Unanimità del Consiglio Comunale 13. Una funzione di vice segretario, quindi
credo che in questa nuova organizzazione ci manca breve il nuovo responsabile dell'area lavori pubblici, ecologia e manutenzione. Questo ha permesso di organizzare tutta la struttura e credo in questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi con la dottoressa Cavadini si possa avere una struttura organica e ben strutturata, quindi a 22 giorni credo che si riesce a lavorare in maniera comunque egregia senza perdere tempo in altro modo. Questa convenzione quindi prevede il comune di Meda, capo convenzione, dicevo, 2/3 a carico del comune di Meda e 1/3 a carico del comune di Giannoglio. La convenzione ha un periodo quindi valido fino al 30 settembre 2022, ma io quello che ho voluto interagire con il comune di Meda, nel senso che mi piacerebbe poi in un futuro lavorare insieme a alcune comuni su alcune attività, nel senso che per esempio loro non hanno quello che abbiamo noi come turismo e cultura e hanno magari altre attività che noi non abbiamo qua, quindi può essere anche un motivo di sinergia e di collaborazione con un comune più grande che permette di sviluppare magari qualche attività che c'è oggi non c'è. Non mi prolungo in alto, nel senso che è soddisfatto un po' di questo lavoro, di non avere il continuare in questo lavoro con la dottoressa Cavallini, che ringrazio, dicevo, in questi primi mesi, ma di lavorare in maniera migliore come è stata fatta fino a questi giorni qua con la giunta e tutti i consiglieri comunali. Grazie. Prego. Grazie. Saladini, grazie Presidente. Ah, io resto sempre perplessa, l'ho detto l'altra volta, reputo che 12 ore siano poche per me, per il comune di Giannoglio, sono poche per sotto diversi aspetti. Uno, perché la dottoressa Cavallini ha sempre abituato bene i suoi responsabili e la identificano in forma ben chiara come interlocutore per confrontarsi sotto determinate scelte o procedure. Due, perché due nuovi responsabili vuol dire non aver più delle figure storiche che conoscevano da tempo oramai la macchina e hanno contribuito anche a determinate scelte organizzative, quindi due figure nuove che partono da nuovo, aggiungendo con tutto il rispetto anche tutto un gruppo che è nuovo e che effettivamente, io dico, ha bisogno di un determinato tempo per poter capire come funziona la macchina, com'è lo storico, come si arriva a determinati atti e che storia c'è dietro. Quindi per un comune come il nostro, che comunque ha bisogno, ha una mole non indifferente di lavoro, di pratiche che non sono paragonabili ad altri comuni con le stesse dimensioni di abitanti, 12 ore un segretario, io sono convinta. E tra l'altro il segretario che stiamo perdendo per le altre ore lo conosco e quindi sicuramente sarà una non semplice comunque riuscire a gestire tutto quello che tu sindaco hai in mente, visto che poi più di una volta ti ho già detto frena un attimo perché poi dopo ti giri dietro e non hai dietro tutta la macchina che ti ha preparato quello che hai messo in testa te o che hai già detto e che forse non c'è ancora l'atto, ecco perché siamo molto bravi tante volte. Passo a leggere, io spero che la dottoressa Cavallini, che tante volte si è espressa su questa diciamo, importanza del tempo che deve dedicare a Giannoglio, importanza di una scelta sofferta perché evidentemente Meda è più vicino a casa orario eccetera eccetera, comune Giannoglio, comune particolare eccetera eccetera, che preveva qualche sì, giusta, a parte anche delle persone intelligenti, corrette, esprimere, non essere così sicuri di se stessi, ma esprimere qualche dubbio sul compito che uno si appresta a fare. Spero tanto che la dottoressa Cavallini rimanga con noi superi tutte le difficoltà pratiche eccetera eccetera che tutto il lavoro che tutto questo lavoro è sicuramente riformerà. Il Consiglio Comunale delibera punto 1 di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale per il Comune di Meda e di Giannoglio,
e ad avvalersi dell'opera del pubblico segretario generale nel documento che si allega a tutte le carte e sostanziali, e di mandare al sindaco la sottoscrizione della predetta convenzione del segretario comunale, che prevede la durata fino al 30 settembre del 2022 della presa in servizio del titolare, dottoressa Paola Cavallini. 3. Indagato che il comune di Meta assuma la veste di comune capo di convenzione. Vi voto a favore, grazie. Allora, 12 voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Simona Saladini. L'immediata esecutività, grazie. Intero consiglio comunale, 12 voti a favore, nessuno astiene, nessuno contrario, scusate, nessuno. Passiamo adesso all'interrogazione, andiamo in ordine, poi facciamo quello che ho detto. L'interrogazione del punto 6 del gruppo consigliare Diamoci una mano per Cernobbio, relativa alla sfaltatura alla strada via Notaio Renna. Questa è un'interrogazione particolare, perché oggi tra l'altro una persona che era amico sia mio, si può dire, sia della consigliere che presenta l'interrogazione, per cui ha un risvolto anche in parte questa interrogazione, così dal punto di vista un risvolto di tipo umano. Prego. Grazie Presidente. La sfaltatura strada via Notaio Ravenna. Visto lo stato di degrado in cui versa l'asfalto della via Notaio Ravenna, visto il contesto storico in cui si sviluppa il tracciato della via, rappresentando inoltre la continuità del percorso pedonale risalente da Cernobbio al Monte Cristino con intersezione con Piazza Fontana, visto la pericolosità per i cittadini di un alto così ammalorato, vista la presenza dei turisti che contribuiscono a mantenere viva la frazione e le attività presenti, chiediamo al sindaco, all'assessore e alla partita di relazionare nel prossimo consiglio comunale utile sugli interventi di asfaltatura previsti nell'arco dell'anno in corso, sulla necessità di predisporre un censimento delle vie che necessitano di interventi importanti, di inserire questa via nel primo piano di asfaltature previsto. Infatti questa interrogazione la vorrei dedicare al nostro avvocato, al Paolo di Ravenna, perché da quando sono stata eletta, tutte le mattine passando lo trovavo in piazza Ravenna, che lì fuori dal bar azzurro. E quando passavo con la macchina, Simona, ricordami dalla via Notaio. E io, Paolo, dammi tempo, fai passare qualche mese, ho detto, non subito. Tra l'altro ha continuato a dire della sua via Notaio, anche se da poco aveva comunicato, lui aveva messo in vendita la casa e si sarebbe spostato a Como, però comunque ha sempre continuato a dirmi di questa via Notaio. E il fatto di dire dammi tempo, purtroppo, non ho sbagliato io, perché per lui il tempo è stato meno di quello che tutti ci auguravamo, e quindi nelle giornate di Natale, nel periodo delle feste di Natale, è mancato. Detto questo, il Paolo aveva ragione, perché è una tra le vie di Ravenna proprio più ammalorata. Tra l'altro è un pedonale, come ho detto prima, è percorsa non solo dalle persone che abitano in quel contesto, ma anche da tutte le persone che, visto che il camminare adesso è diventato qualcosa abbastanza fatto da tanti, ho detto abbiamo anche parecchi turisti, ma non solo stranieri, ma anche persone del sabato, della domenica, che ce ne ritroviamo e percorrono quella strada lì. Oltre che le poche attività che abbiamo su Ravenna, ho detto, sono in quella zona. Quindi volevo un attimino sentire l'amministrazione per capire che cosa avesse in mente. Prego, sindaco. Sì, rispondo io, anche se diciamo dal 4 gennaio c'è il nuovo assessore delle infrastrutture, ma per l'ispezione di bilancio ero ancora l'assessore competente. Per quanto riguarda gli interventi di asfaltatura, oggi e la settimana scorsa abbiamo fatto un sopralluogo con l'assessore per fare il quadro generale un po' degli investimenti. Per quanto riguarda gli interventi di asfaltatura previsti nell'anno in corso, abbiamo impegnato nell'anno 2018, quindi nei primi giorni utili, quindi credo intorno a marzo, aprile, permettendo
asfaltiamo la via Trento, via Filzi e i marciapiedi in via 5 giornate e circa 1000 metri quadri della via Libertà che va dal civico 107 fino ad arrivare all'altro tratto, che è il tornante di via Libertà che è rimasto indietro quando ha fatto questi interventi. Quindi queste sono risorse del 2018 che corrispondono a 18.422 più 30.578. Queste sono risorse impegnate nel 2018 e lavori che faremo a breve. Per quanto riguarda invece l'anno 2019, quindi sono spese di investimenti in conto capitale, abbiamo 48.000 euro più altri 33.000 euro. Con questi soldi, quindi 50 e 33 sono 83.000 euro, sicuramente non possiamo andare a risolvere il problema delle vie, perché se andiamo a vedere via Cesare Battisti, via Trieste, via Notari, via Massavo, c'è un elenco di vie che non riesce a colmare questa esigenza. Adesso, ancora oggi, con l'assessore, con l'ufficio tecnico, siamo andati a vedere ancora di più la peculiarità della via Notari, perché è piuttosto lunga la via Notari, ma andando a vedere il palazzo della Piazza Fontana, di via Segantini e quel tratto lì, anche lì comunque risulta malata. Dirti se in questo momento abbiamo previsto nel piano investimenti della via Notari, con l'ufficio tecnico siamo stati fare un censimento e l'intenzione di farlo entro il 15 febbraio, di avere un elenco preciso delle vie da fare interventi. Per quanto riguarda la via Notari, è vero, nel senso che questa città c'è, il primo incontro pubblico che ho fatto a Ravenna, assunto, mi hanno detto sindaco, ma la via Notari via Massaua non è mai stata fatta, e io ho detto, mi sono mai proprio abituato a dire questa cosa, la faremo. Oggi però, adesso quello che ho fatto con l'ufficio tecnico, mi sono reso conto ancora di più che le tubazioni che transano via Notari sono proprio a livello del manto stradale. Quindi oggi ho chiesto ancora all'ufficio di darmi un dettaglio preciso dei tracciati e delle fognature che passano in quel tratto lì, perché non vorrei prevedere una asfaltatura e poi tra tre mesi magari la fognatura che c'è sotto cede e quindi mi va a malorare maggiormente il lavoro fatto. Ne parlavo anche oggi con l'assessore, gli ha detto all'ufficio entro il 15 di febbraio voglio avere con queste risorse l'individuazione delle vie da fare, e quindi dicevo sono 48 più 33.000 euro. Quindi oggi risponderti a dire che faremo la via Notari, voglio avere un quadro più preciso soprattutto del tracciamento della fognatura che transano, perché può capitare questo, dicevo, nel tratto da via Fontana a scendere, se passate, si mette la tua cera, si vede proprio le tubazioni che sono a pochi centimetri sotto il manto stradale. Quindi avremo questo dettaglio più preciso. Da inserire questa via nel primo piano di asfaltatura, come dicevo, non vogliamo fare, adesso capiamo quanto riusciamo a fare, ecco, e se ha senso fare un'asfaltatura o se ha senso riprendere un po' il percorso che è stato fatto in via Umberto I, quindi con la cosa del portico, quello non quello come quello della riva, ma consono quello della Piazza Fontana, e magari riprendere questa peculiarità. Quindi aspettiamo che l'ufficio ci dà questo dettaglio più preciso. È previsto comunque nel 2020 150.000 euro e nel 2021 altri 150.000 euro sui piani asfalti. Questi interventi li stiamo ultimamente legando anche ai permessi di costruire convenzionati, nel senso che quando il privato realizza un'opera vogliamo farli realizzare anche dei tratti di strada per fare in modo di utilizzare altre risorse per fare altri investimenti. Quindi il quadro, dicevo, entro metà febbraio ce l'abbiamo e poi possiamo essere ancora più precisi su il tipo di intervento da fare. Io non posso dirmi soddisfatta, perché comunque per quanto riguarda il bilancio avevo proprio detto che avrei fatto una riflessione diversa nel caricare più somme sugli asfalti rispetto ad altri interventi, anche perché è una logica, ha senso il fatto comunque di andare a distribuire alcune somme tenendo presenti le frazioni, perché altrimenti diventano sempre somme sin centro. Infatti anche quello che era stato fatto in passato, fatto il parcheggio di Ravenna e l'autosilo, si era fatto il parcheggio di Piazza e quindi anche lì fanno opera che allora non c'era, per bilanciare quello che spesso il centro assorbe in misura maggiore. Quindi
quindi io spero che nelle vostre valutazioni si arrivi realmente, queste sono vie che sono in uno stato che non si può continuare a rinviare per altre priorità. Non soddisfatto. Grazie a te. Parzialmente soddisfatto. Punto 7, insieme all'interrogazione del concorso di area di Arcinavano di Cernobbio, relativa ai dati percentuali per la raccolta differenziata di interventi con il controllo e di monitoraggio. Grazie Presidente. Visti i provvedimenti di aumento delle tariffe applicate nel nuovo anno e assunte come previsioni di entrata, visto la situazione di degrado e di abbandono nei vari cassonetti a disposizione lungo il Monte Vespino, vedersi foto perché le ho allegate, visto l'utilizzo della piazzola della raccolta differenziata in condivisione con i comuni limitrofi, visto lo stato di degrado delle pulizie delle vie e delle frazioni, chiediamo al Sindaco o all'assessore della partita di relazionare nel prossimo Consiglio Comunale utile sullo stato attuale e percentuale della raccolta differenziata, sul costo di gestione della struttura e sul riparto in capo ai comuni non solo dei costi per l'erogazione del servizio, ma anche dell'eventuale piano di ammortamento dell'opera a suo tempo realizzata completamente a carico del Comune di Cernobbio, sugli interventi a cronoprogramma dello sbalzamento delle vie e degli eventuali controlli previsti. Sono cosciente che è un task non semplice, perché è stato oggetto di anni di riflessione e anche di provvedimenti da prendere. Su quello che è la percentuale dei rifiuti e della differenziata ci abbiamo creduto, non a caso la piazzola è stato un investimento importante e la piazzola realizzata era comunque uno dei modelli rispetto ad altre che sono a cielo aperto per quanto riguarda la vista dei cassonetti. Ho già avuto modo di fare l'intervento in sede di approvazione del bilancio preventivo, non ho condiviso la scelta di mettere a disposizione dei comuni, ma perché non c'è stato un atto di responsabilità nell'assumersi anche da parte di questi comuni a suo tempo nel realizzarla la disponibilità ad assumersi degli oneri nel costo di un'opera così importante che avevamo ricevuto in parte un finanziamento, il resto sono state risorse messe da parte dei cernobbiesi. Quindi a distanza di anni vorrei capire comunque se quel processo di aumento della piazzola, della differenziata, che allora era partito da un 19-20% scarso e che comunque in fase di realizzazione della piazzola si era avvicinato ai 70 e oltre, quindi vorrei capire adesso in che misura siamo. E la pulizia delle strade è sempre stato non semplice il discorso di tenerla controllata nella pulizia, diverse volte vedo tra il pubblico il consigliere, allora l'assessore, a seconda dei ruoli, Ferrari, se era stato tra le persone che si era messo a disposizione nel girare, nel tener controllato che il cronoprogramma predisposto fosse quello rispettato poi dall'impresa, perché questo è il problema. Vorrei un attimo capire adesso a che punto siamo e che cosa avete previsto. Prego, sì. Sì. Rispondo sempre io alla persona del nuovo assessore. Per quanto riguarda, direi, la prima cosa è la raccolta differenziata. Allora, i dati che sono in possesso degli uffici, siamo all'anno 2016 a un 59-56%, all'anno 2017 a un 60-32% e all'anno 2018 a un 58-53%. Quindi è aumentato il numero di questa percentuale d'uscita del 58-59%. Ecco perché a bilancio abbiamo inserito anche quelle risorse di 4.000 euro di campagna di sensibilizzazione sulla comunicazione per incentivare sempre di più cittadino, ma anche le attività alberghiere e commercianti. Questo lo può testimoniare il nuovo assessore, che l'altra sera eravamo in giro, forse 11:30, e abbiamo fatto giù tutte le vie segnalando le difformità che ci sono nella questione dei sacchi. Quindi questo lavoro lo faremo puntuale con la polizia locale per sanzionare chi non rispetta
la normativa dell'uso dei sacchi, quindi neri e gialli per la carta e per la plastica, quindi stiamo lavorando su quest'ottica qua. Per quanto riguarda invece il centro raccolta rifiuti, qui c'è un po' di connessione da fare, nel senso che il centro raccolta rifiuti all'avanguardia, nel senso perché è uno dei pochi comuni che ha un centro raccolta così, ha avuto negli anni una parte di finanziamento e una parte di mutuo e parte tutto da una deriva del Consiglio Comunale del settembre 2014 quando il Comune di Gratteluglio richiede al Comune di Cernobbio di fare una convenzione per portare rifiuti che venivano gestiti con dei cassoni, di portarli ai cittadini al centro della cosa rifiuti. Quindi qua dicevo partiamo dal 29 settembre 2014, convenzione di 2 anni, poi si ritorna in Consiglio Comunale a settembre del 2016 per 2 mesi solo per il Comune di Gratteluglio, poi si ritorna ancora in Consiglio il 21 novembre del 2016 e si fa una convenzione triennale con il Comune di Gratteluglio e il Comune di Moltrasio. Per quanto riguarda, e poi vi trasmetterò così riesce a capire meglio i costi, per quanto riguarda il centro raccolta rifiuti, totale per l'anno, faccio riferimento all'anno 2018, il totale del costo sono 120.089.000 euro. Questi costi sono ripartiti in questo modo. Allora, 12.950 euro per il costo per l'utilizzo del centro raccolta. 42.681.57 che è il servizio di guardiania, quindi la cooperativa che c'è, più la manutenzione programmata delle sbarre. Il costo di affitto dei cassoni previsto dal contratto con Econom e il costo di trasporto dei cassoni. Questo importo, dicevo, è 120.389, ripartito in che modo? Sulla base della convenzione che è stata sottoscritta dal Consiglio Comunale, prevede in base al numero degli abitanti, quindi il 70-57% in capo al Comune di Cernobbio, il 12-40% in capo al Comune di Gratteluglio e il 17,03 in capo al Comune di Moltrasio. Quindi su 120.000 euro arrotondando sono 84.958 in capo al Comune di Cernobbio, 14.982 in capo al Comune di Gratteluglio e 20.532 in capo al Comune di Moltrasio. Questa è la convenzione che è stata sottoscritta di Pura fino a marzo del 2020. In quest'anno, quindi quando siamo arrivati noi, abbiamo cercato di approfondire un po' di più, nel senso di capire la funzione del centro raccolta e oggi con il problema che abbiamo di organico, nel senso che l'unica responsabile che segue tutta l'area è Sabino Mastro, che poi da luglio mandato in pensione ingegnere Vitani, da lui che si occupava del centro raccolta rifiuti, abbiamo concordato, perché poi era il passaggio che c'era anche l'assessore dell'attore che seguiva l'ecologia, insieme alla consigliera Stefanini, abbiamo cercato di lasciare la testa maggiormente, perché il problema del centro raccolta rifiuti è che tolti, cioè questi costi, 120.000 euro, abbiamo dei costi maggiori che sono in riferimento allo smaltimento, nel senso che ad oggi, oltre a questi costi, noi abbiamo dei costi di smaltimento, sempre anche questi ripartiti in quota percentuale in base al numero degli abitanti. Il problema che cos'è? È che oggi il centro raccolta rifiuti capita in diversi giorni che dobbiamo chiuderlo, perché c'è una gran affluenza di cittadini, non dico di Cernobbio, ma in generale, che arriva al centro raccolta rifiuti. E questo cosa fa? Uno, sicuramente il nostro ufficio tecnico deve seguire sempre di più, perché c'è un'attività di monitoraggio, di controllo e di confronto, quindi che comunque copre dei costi che nei 12.950 euro che sono i costi per l'utilizzo del centro raccolta, questo è il costo del mutuo. Quindi adesso io ne parlavo oggi con l'assessore, con la consigliera, ho detto nell'anno 2019 dobbiamo lavorare maggiormente per rivedere la convenzione, in quanto c'è un programma che permette di rilevare esattamente le entrate al centro raccolta, quindi io posso esattamente sapere quanto Simona Saladini porta i rifiuti, Matteo Mono, ogni singola persona, ma questo è importante vederlo su 3 comuni, perché oggi è ripartito in base al numero degli abitanti, ma non è detto che i comuni che comunque hanno minor numero di abitanti portano comunque in percentuale.
percentuale più rifiuti, perché capita spesso di vedere attività che arrivano anche nei comuni limitati che portano un maggior numero di rifiuti. Quindi questo lavoro chiedo di, e ho già chiesto sia l'assessore che la consigliera, di creare un gruppo di lavoro nell'ottica che arrivi anche il nuovo responsabile, perché poi abbiamo visto in questi mesi qui che quando c'è l'ingegnere di là, il primo mese, i primi due mesi, si riusciva ad avere un maggior monitoraggio. Ora, tante volte, cioè, di andare anche a me insieme agli operai, perché ci sono dei problemi a cento raccolte, quindi anche questo, permettetemi, lavoro che viene svolto dall'ufficio tecnico, nei costi di utilizzo a cento raccolta, sono tutti in capo alla provincia, dove Carteunio e Montrasio con 1,14.000 e 1,20.000 si è risolto il problema. Funziona, il centro raccolta davvero funziona, poi leggendo un po' sui social, ormai possiamo scrivere che il centro raccolta non funziona, si vede entrare gente, guardate, ne abbiamo potenziato, hanno messo la centro amministrazione e telecamere che controllano il centro raccolta e anche questo ha portato comunque un maggior controllo, ma andiamo ogni tanto la polizia locale a fare controlli, nel senso perché c'è un grande passaggio di gente che arriva, quindi che ha un maggior controllo se c'è la presenza della polizia locale, e questo è il lavoro che stiamo portando avanti. Posso poi trasmetterti i dati, così riesci a capire maggiormente i costi che ci sono. Sugli interventi invece con l'Econord, anche qui, allora, sul sito Cernobbio Pulita ci sono allegate le planimetrie di spazzamento strade e sia meccanizzata che manuale. Questo lavoro abbiamo già fatto delle segnalazioni di Econord, che anche la precedente amministrazione aveva sanzionato, abbiamo richiamato nuovamente Econord, abbiamo fatto mercoledì, non mi ricordo l'assessore, se era martedì o mercoledì, abbiamo fatto un giro insieme a loro e mi hanno detto che il sindaco state sono un po' sporchi la comunità, e allora ho detto guardate che è previsto dal capitolato le sanzioni disciplinari in merito a questi problemi. Stiamo lavorando insieme agli uffici, vi dicevo con la carenza che abbiamo di personale non riusciamo a arrivare a sopperire a questa mancanza, con Econord comunque stiamo cercando di migliorare il servizio per evitare, spero di riuscire a fare questa cosa, mi ricordo quando Aldo arrivava in consiglio comunale e diceva ma c'è l'erba alta questo lavoro, quindi c'è, il cronoprogramma è previsto da capitolato, quindi da contratto ed è pubblico su Cernobbio Pulita, che prevede la pulizia meccanizzata in alcuni giorni del centro, sono divise in quattro zone specifiche e questo, credetemi, posso testimoniare i consiglieri, io spesso con Econord dico che un giorno sì, un giorno no, ma quando vedo che c'è qualche problema nelle vie, o segnali i cittadini perché poi le segnalazioni arrivano, andiamo a verificare questo tipo di lavoro. Quindi il cronoprogramma dello spazzamento dei vini, quali controlli previsti, con Econord stiamo facendo sempre di più una pressione per risolvere alcune lacune che ci sono sempre state, insomma alcune vie che sono più sporche rispetto ad altre, alcune sono più comode da passare perché non vengono scende, quindi è un lavoro che stiamo cercando di portare avanti. Con il centro raccolta l'obiettivo è oggi, c'è una convenzione che scade a marzo 2020, quindi lo dicevo prima la consigliera e l'assessore, ci impegniamo a lavorare l'anno 2019 per risolvere quello che c'è in essere oggi. Ho qualche perplessità sui costi di esercizio della raccolta, nel senso che dicevo l'attività del lavoro del nostro ufficio tecnico che è elevato sul controllo di esercizio della raccolta, quello che riguarda la convenzione con i comuni limitrofi, che rappresenta anch'io il consiglio comunale, quindi abbiamo approvato questa convenzione, quindi la convenzione triennale. Oggi è previsto la convenzione convocare il gruppo di lavoro con i sindaci e gli assessori dei comuni vicini, non è mai stata fatta. Adesso, una volta che abbiamo chiarito maggiormente alcune problematiche che abbiamo con la cooperativa che gestisce il centro raccolta, approfondiremo meglio per valutare anche alcuni costi. Qui c'è un aspetto, posso dire una parola in danno limitati solo, ok. Dico, qui c'è un aspetto comunque di scelta politica, perché quando è stata fatta la scelta di andare in convenzione con i tre comuni, c'era a monte anche tutto il ragionamento sulla fusione, dove
i cittadini si sono espressi in un modo ben chiaro se volevano la fusione o no. Il fatto di mettere insieme quel tipo di servizio e l'eventuale fusione avrebbe portato a determinate entrate che potevano anche essere messe a disposizione per dei servizi condivisi e comuni. Dico, invece, allora la piazzola è stata realizzata e studiata nella gestione anche dell'accoglienza dei rifiuti in funzione del numero di abitanti che eravamo noi, dopo che ci è stato detto no e no. Quindi oggi, se tu ti metti a montare, se internamente al comune ragionate sul fatto di eventualmente rivedere la convenzione, stai facendo una tua scelta, che è quella di continuare ad essere in convenzione per una realtà che aveva un suo studio e che tra l'altro i dati stanno dimostrando il fallimento, perché noi siamo arrivati a un risultato allora che era di questo tipo, se non anche maggiore. Ho detto, quindi siamo in discesa. Puoi dire che è vero, bisogna continuamente sollecitare i cittadini, bisogna comunque, però se ci guardiamo intorno non possiamo dire che i cittadini di Cernobbio non facciano la differenziata, perché la si vede fatta da tutte le parti indipendentemente dall'orario in cui viene messa fuori, però viene fatta la differenziata. Ma ci sono degli aspetti, le foto che ti ho mandato nei cassonetti del Bisbino, perché bisognerebbe definire quello che ogni volta va a finire nel calderone della gara e che non viene mai chiarito sotto l'aspetto che tutte le realtà delle attività che ci sono sul Bisbino, dove fanno confluire i loro rifiuti, perché far confluire quei rifiuti lì in cassonetti e non facendo eventualmente la differenziata fa sballare la differenziata dei cernobiesi, così come la facevano sballare gli alberghi o i ristoranti, perché se il cittadino si fa bene la sua differenziata ma poi chi non se la fa sono gli alberghi e i ristoranti, la percentuale con il lavoro fatto allora di continuare a controllare gli alberghi e i ristoranti si era già arrivati a una cifra più che valida sulla differenziata, perché la possiamo riguardare un attimino. Quindi a oggi questa esperienza, visto che no della fusione non ha dato i vantaggi della percentuale, non li ha dati sulla questione dei costi, perché tu stai dicendo per il comune vuol dire altro, per me la riflessione sarebbe quella di partire dal comune di Cernobbio. Lo so che qualcuno avrà un'idea diversa, però io parto da come sono partita io nel realizzare una piazzola, quando la piazzola Cernobbio non c'era, era quella di piazza, ce la possiamo ricordare tutti allora. Quindi verdi, non verdi, sinistra o non sinistra, che credeva in quello, ho detto era la piazzola di piazza, la cosa esistente allora. Quindi dico, adesso la riflessione da fare è nel merito se è opportuno, in che modo affrontare il futuro, quindi se ancora in convenzione o no. Sulla questione della pulizia rido, perché oggi ho visto la via Pulirolo pulita oggi pomeriggio, mi è venuto da ridere quando l'ho vista, perché ho detto ci sono le interrogazioni e girano a pulire, non mandati da voi, ci mancherebbe, però questo l'abbiamo già visto altre volte, pare che quando c'è qualche interrogazione dicono pulisce un pochettino, quindi oramai questo lo sappiamo, ma bisogna poi controllarlo. Soddisfatto. Grazie. Siamo adesso alle interrogazioni urgenti. Passo la parola al gruppo Fuori. Inizi dalla la prima, quella sulla la biblioteca. La leggo perché siccome non è in realtà una interrogazione, come dicevo prima, di due gruppi. Con noi per Cernobbio e per Cernobbio, preferisco leggerla così sono preciso. Le liste civiche con noi per Cernobbio e per Cernobbio ritengono doveroso richiedere informazioni su notizie che cittadini e associazioni preoccupate ci hanno riferito in merito alla situazione degli spazi della nostra biblioteca cittadina e quella concessa alle associazioni. Ci viene riferito infatti che sia intenzione di questa amministrazione procedere con rapidità alla revoca dell'autorizzazione ad utilizzare tali spazi, richiedendo agli attuali assegnatari di liberare entro giugno le stanze da loro occupate senza che vi
sia una collocazione adeguata dove farli traslocare. Inoltre non ci sarebbero garanzie di rientro nella medesima struttura a termine della lavorazione di strutturazione programmata. Anche la nostra biblioteca, che fatica nel corso degli anni è riuscita a ritagliarsi il luogo adeguato, ma pur sempre insufficiente, dovrà cambiare il luogo. Esistono forti preoccupazioni in merito alla quantità e alla qualità messe a disposizione e all'adeguatezza delle soluzioni proposte. Archivi, chiediamo a questa amministrazione quale sia la reale portata di queste notizie, se è vero che l'associazione biblioteca dovrà andarsene dagli spazi a loro assegnati, quali siano le tempistiche dove si pensa di ricollocare, se il comune disponga di spazi adeguati a queste operazioni, quale sia l'utilizzo dell'edificio una volta completati i lavori, quali siano le garanzie per un ritorno degli attuali occupanti all'interno dell'edificio. Aggiungo una breve nota a mia personale. Allora, era giunta voce dell'idea di collocare lì il Roviat e di spostare l'associazione. Mi rendo conto che l'argomento è delicato, quello che però abbiamo ricevuto sono le voci preoccupanti di molte delle associazioni che sono all'interno, e rispetto a queste credo che abbia fatto un po' di chiarezza. A me in modo particolare, perché questa è la notazione, preoccupa anche il discorso della biblioteca, perché attualmente è infelice perché non c'è la possibilità di raggiungerla per i realizzabili normalmente, tanto che avevano fatto un tentativo che è già stato riportato con il sufficiente consiglio comunale per avere la possibilità di creare un ascensore, un accesso anche per i realizzabili. Quindi è chiaro che ha delle criticità per l'area lì, però è un'area significativa sia per la situazione che per la biblioteca. Quindi mettere mano a quello vuol dire avere un disegno più complessivo. A me e a anche a Pippo di Via sono sfuggiti le deliberazioni di giunta al riguardo, ma ci sarebbero stati a questo punto. Mosso Presidente, grazie. Infatti mi è sfuggita anche questa cosa qua, però magari Paolo. Allora, è l'ultima delibera che abbiamo fatto alla fine dell'anno, quindi 27 dicembre 2018. Atto di indirizzo per l'utilizzo degli spazi comunali. Questa è avvenuta il 27 dicembre 2018, pubblicata e trasmessa ai capigruppo, quindi il mio capogruppo e i tre capogruppo, la delibera pubblicata al capo. Da questa delibera, il 27 dicembre, questo lo possono confermare i miei due assessori, il 3 gennaio abbiamo trasmesso una convocazione a tutte le associazioni che sto a ripetere, perché sono Ciclab, Fatto Cineclab, Carcomia, Sala Prove, Carantile, Corale, Schiavi Libre, Rappresentanza Storica 19 e la Libre. Quindi abbiamo trasmesso il 3 gennaio, quindi 27 dicembre, 3 gennaio convocazione, e abbiamo incontrato, e questo insieme agli assessori, tra il 9, il 10 e 11 gennaio tutte le associazioni. Abbiamo spiegato chiaramente qual è l'intenzione e stasera mi fa piacere che posso illustrare questo progetto che stiamo portando avanti, che dopo anni, perché Simona forse lo può ricordare, nel lontano 2003, uno dei primi atti che ha assunto il sindaco Simona Salvi è stata quella di rivedere gli spazi associazioni, cioè un quadrato, perché ad oggi l'unica associazione che ha titolo a stabilito in questi spazi è Schiavi di Hitler. Tutto il resto sono associazioni che non hanno nessun tipo di contratto, e la mia amministrazione, questo lo possono confermare i miei assessori, dal 3 gennaio, non dico che un giorno sì, un giorno no, riceviamo telefonate delle associazioni che abbiamo incontrato, siamo venuti, abbiamo fatto vedere gli spazi e gli abbiamo detto guardate che non vi vogliamo mandare via dagli spazi adesso, vi vogliamo dare degli spazi più agevoli, a piano terra e più utilizzabili da tutte le associazioni. Quindi oggi dove c'è la sede della biblioteca di tutte le associazioni, nell'atto di giunta dice che sarà individuata come sede della fondazione IAD. Questo è un'opportunità che avere sul territorio la fondazione IAD permette di avere più di 150 ragazzi che fanno formazione, che permettono di sviluppare questo, ma uno degli obiettivi che sono sempre posto insieme alla giunta è di non lasciare le associazioni di Cernobbio in mezzo alla strada. Quindi abbiamo incontrato le associazioni, abbiamo detto guardate che vi diamo gli spazi, guardate che noi abbiamo tanti spazi in questo momento liberi, per esempio il centro civico di Piazza Santo Stefano diventerà
un punto verde, nel senso che oggi c'è il risultato del Frigola Comense, metteremo altre associazioni per rendere sempre più vivi i centri civici e renderli fruibili. Le associazioni, quindi il Carlo Mira, il Fotocineclub, la rappresentanza storica e gli scavi di Hitler, non le mettiamo in strada, nel senso che abbiamo fatto un incontro con loro e abbiamo fatto vedere questo spazio della sala consigliare che lo vogliamo utilizzare come sede delle associazioni, ma anche come spazio per gli anziani che oggi si trovano qui intorno a, questa, a questi tavoli. Stiamo lavorando anche insieme all'assessore welfare per portare anche gli anziani, questo lavoriamo insieme a loro, all'interno del Museo della Villa Bernasconi, perché l'ultimo piano che oggi è libero sarà utilizzato per, come spazio di aggregazione per gli anziani. Quindi, biblioteca sarà trasferita dove oggi c'è la sede della Fondazione Iati, quindi dietro la Villa Bernasconi, e lì sarà fatta un'interazione con il Museo della Villa Bernasconi, perché uno degli obiettivi che il mio assessore alla cultura si è posto è quello di fare interazione, sempre più interagire con lo spazio Anagramma, con il palazzetto dello sport, con la vasca Volchi, di creare attorno un centro di aggregazione. Lo SciCarb, che è un'associazione sportiva, deve andare all'interno del palazzetto e vasca Volchi. E anche qui lo può dire l'assessore allo sport, non abbiamo imposto in persona, noi abbiamo convocato le associazioni e abbiamo detto: guardate che non li vogliamo cacciare, perché se avessimo per cacciare l'associazione non le convocavamo, e abbiamo detto: guardate, da domani mattina gli spazi che utilizzate senza libero. E io sono associazione, credetemi, è che arrivo da quel mondo lì, ho sempre cercato di tutelare e le voglio tutelare, quindi abbiamo fatto i disegni, abbiamo guardato con loro, sono venuto qui a riporre insieme all'ufficio tecnico e insieme a loro a fare le misure degli spazi, e mi ha detto: sindaco, mi dia 3 metri quadri in più, sindaco, mi dia 2 metri quadri in più, sindaco, mi dia 2 siti in più. Quindi guardate, questo lavoro dell'associazione lo stiamo facendo, è un mese che ci siamo incontrati, anche con il nuovo assessore abbiamo fatto un incontro con l'associazione, quindi è vero, abbiamo dato un tetto massimo, entro il 30 di maggio o metà giugno gli spazi vanno liberati, ma vi abbiamo anche detto: guardate che stiamo lavorando per, insieme a voi, per darvi uno spazio più fruibile e accessibile a tutti. Oggi siamo al 29 gennaio, quindi dal 26 dicembre al 29 gennaio abbiamo fatto tutti questi passaggi e di confronto con loro, perché adesso ho qua anche gli incontri che abbiamo fatto, e uno mi dice: io mi trovo il lunedì sera, io il martedì, io ho bisogno di 50 metri quadri. Quindi credo che stiamo cercando di condividere insieme a loro, però se avete percepito qualcosa di diverso, senza problemi ad accoglierlo, nel senso che io non nascondo niente a nessuno, anzi, davvero 3 gennaio ho mandato una lettera di convocazione a tutta, quindi 5 giorni dopo l'atto di giunta, e premetto, gli assessori me lo confermano, l'atto di giunta l'abbiamo fatto parlando prima con l'associazione e parlando forse di Cortevano, che abbiamo detto che la Fondazione di Altro, il nostro obiettivo era un tempo da Cernobbio e lasciarlo sul territorio cernobbiese. Poi, vuol dire che è una scelta sbagliata, una scelta azzardata, una scelta che comunque io ho chiesto agli assessori la priorità di tutelare le associazioni di Cernobbio e dargli uno spazio con un contratto accomodato. Adesso stiamo valutando con gli uffici qual è la situazione migliore per tutelarli per un po' di anni. Perché oggi, dicevo, occupano senza titolo e la occupano, ci mancherebbe, anzi fanno un gran lavoro di greggio, di volontariato, nulla, non vogliamo cacciarli perché delle associazioni, e anzi abbiamo fatto un lavoro di coinvolgere sempre di più. Poi se ho commesso qualche passaggio magari mi sfugge in questo benvenga che ci sia con qualche sollecito da parte vostra, però io credo che in meno di un mese aver convocato le associazioni, parlato con loro, fatto l'atto, sto arrivando a condividere insieme a loro un percorso. Tutto questo nasce comunque da un lavoro che stiamo facendo di aggregazione, quindi coinvolge sempre di più il mondo del volontariato, ma anche un'opportunità che tramite un finanziamento di Fondazione Cairo, forse arrivava anche dal periodo 2, che non riguardava l'immobile dove adesso è detto, ma riguardava l'altro immobile, quello ex scuole medie. Stiamo lavorando con Fondazione Cairo per fare in modo che Fondazione Iati metta risorse, perché questo è un altro obiettivo, nel senso che che diamo un immobile e rimane così, l'obiettivo è che l'immobile venga valorizzato e dia un'immagine diversa di Cernobbio con un centro di formazione che è riconosciuto anche sempre più a livello generale, perché se tu lo sai bene,
forse sono gli altri 4 anni fa, oggi i numeri sono un po' cambiati. Poi la scelta doveva essere andata come giù la sapere che aspetta per dare una sede, si poteva fare anche andare a Como. Io ho preferito nel corso di indirizzo di Fondazione gli altri, ho detto guardate, io lavoro insieme a voi con tutti i rischi del caso, perché si realizza il mandato e toccare subito le associazioni è stato un tasto dolente, però io non sto lavorando con loro, nel senso che stiamo davvero guardando in quadri di spazi e dargli una mano anche da un punto di vista tecnico, perché ho aperto alcuni spazi di associazioni dove davvero c'è dentro nel magazzino qualcuno è materiale storico, un altro è un magazzino di materiale non più utilizzato, quindi può essere anche un momento per valorizzare di più le associazioni e dargli uno spazio dove posso usare sempre di più. Per dirvi, sono arrivati qui sia il Carovira che il fotocinetrato, la prima cosa che ho detto il sindaco, ma il proiettore, il maxi schermo invece qui si può utilizzare, e guardate, lavoriamo tutti assieme, capiamo quali sono le esigenze, mettiamo insieme i costi e valutiamo. Tutto questo sta anche nell'organizzazione degli spazi all'interno del palazzo comunale, perché anche qui in questo atto di giunta abbiamo inserito la riorganizzazione, siamo dati come deadline dicevo a fine febbraio per avere un quadro preciso dell'associazione degli spazi, per rendere anche più ottimizzabili gli spazi all'interno del palazzo comunale e valutare tutta questa nuova distribuzione degli spazi, lavorando dicevo soprattutto anche sui centri civici, dove ultimamente, non so se con la presenza dell'associazione più assidua, ma anche a Piazza, finalmente un immobile che è stato costruito anni a Valla, a Guardia, perché permette di essere utilizzato, tante volte ci dicono ma dov'è questo spazio? È a Piazza ed è un posto che lanceremo come dicevo un punto verde, che è un punto dove la società autoprivola comense oggi si è andata in mezzo di tutto il giorno, fanno questi dipinti, con gli agricoltori del Bisbino insieme all'assessore li hanno incontrati oggi, vogliono anche loro proporre dei corsi, quindi con le associazioni che ci stiamo lavorando, questo è un nome di vita. Voleva aggiungere anche Maria Ferratini. Lavoro con le associazioni, perché l'associazione è sempre stato qualcosa che noi abbiamo voluto e ribadito fino all'inizio del nostro mandato, e che ha anche i documenti che noi abbiamo sottoscritto. Esistono tutta una serie comunque di considerazioni sulle associazioni e sulla biblioteca su cui potremmo metterci a discutere, perché sono anche cose molto interessanti, sarebbe veramente bello che comunque potessimo soffermarci a parlare. Vi dico alcune cose, per esempio l'archivio storico che hanno gli sbiaditi, che io sono andata a vedere per due volte, mi sono interessata di quello che è da loro custodito, è un patrimonio importantissimo che va salvaguardato e che sarà sicuramente mia premura salvaguardare. Ci si può porre delle domande che mi sono posta io. Teniamo noi qui a Cernobbio questo archivio, o non è meglio riunire questo archivio a quelli che sono i centri importanti, è una parola sbagliata, però più organizzati per raccogliere materiale storico. È gestito da due persone magnifiche, come voi tutte conoscete, ai quali chiaramente non si può togliere in questo momento questo patrimonio, però bisogna fare secondo me dei ragionamenti anche di sviluppo futuro. Comunque troveremo anche per questo patrimonio storico la collocazione. La mia idea era la parte libraria di mettere nella biblioteca, abbiamo già parlato anche con voi di alcune idee che avevamo noi sulla gestione della biblioteca, nel senso che vi ho detto che sarebbe stata comunque spostata nell'attuale IAT, dove gli spazi sono già stati controllati, quindi ci stanno i libri che attualmente la biblioteca ha, ma anche qui io vedo la biblioteca in maniera diversa, cioè la vedo non come una raccolta dei libri di Wilbur Smith, che scusate, un ottimo scrittore, però per carità ce l'hanno tutti, mi sembra che qua a Cernobbio sia veramente forse più importante che ci teniamo i libri di Merzario, che ci teniamo i libri di Taloni e che ci teniamo i libri della
appunto della raccolta degli schiavi di Hitler, non mi ricordo come si chiama in Borgo, era il nostro paziente che faceva di Hitler, non mi ricordo il nome suo, del fondatore, diciamo, dell'associazione. La domanda, cioè io terrei nella biblioteca, che vi avevo già detto, vorrei ritornare a raccontare, che tra l'altro è stato anche un amministratore comunale, terrei nella biblioteca soprattutto questi libri che sono distintivi di Chanoc, questa è la mia idea. Poi dopo, quando voglio leggere 20 minuti con suicidio, c'è la rete bibliotecaria, e la rete bibliotecaria funziona, in 24 ore, 48 ore ce l'ho a disposizione. Però il patrimonio librario, secondo me, è quello che noi già abbiamo, che non è ancora ben classificato tutto, e sarebbe quello che dovrebbe costituire, a mio giudizio, la biblioteca. Adesso mi fermo perché sennò andiamo avanti a parlare per ore e ore. Per le altre associazioni mi sembra appunto quello che ha detto il sindaco che sia sufficiente. Io però li capisco, perché effettivamente abituati dopo tanti anni a vivere, a avere il loro posto, la loro organizzazione, ovvio, loro gli propone un cambiamento e dico aiuto così. Cosa ci fanno fare, però le cose vanno fatte, dice Cernobbio, cioè, è qualcosa come tutto che sta cambiando, per cui dobbiamo far capire anche a loro, io penso tutti insieme responsabilmente, che si cerca di operare nell'interesse della città, ma anche di loro, per cui li vogliamo salvaguardare, come detto il sindaco, ma nel contempo vogliamo anche far andare avanti Cernobbio, far andare avanti la formazione, far andare avanti una certa idea culturale di Cernobbio, se volete possiamo andare avanti ancora tre volte. Grazie. Posso aggiungere, posso dire due cose o mi sono soddisfatto? No, posso. Allora, mi scuso per la verità che non nessuno di voi ha visto, forse sarà che è stato dopo che il Consiglio Comunale il 29 di ottobre si sono persi l'ultima delle righe decennali, che me la vado a leggere con attenzione e con molto interesse. Noto la trovo, nel 2009. Noto due cose. La prima è che, ed è la ragione dell'interrogazione, è che in realtà i messaggi poi, cose che sono arrivate a noi sono completamente differenti. Del tipo, ma ci ha detto che tu non parli del package, poi mi sono detto, no, guardate che prodotto andate da lì. Che saranno stati sbagliati, ma la ragione di interrogazione è questa qui, perché siamo anche ma ahimè abbiamo avuto una sintonia completa da associazioni anche differenti. Uno faccio il nome, non mi importa, quindi prendo serenamente e con soddisfazione atto di questo lavoro di organizzazione, mi sfuggono un po' i denti perché se ho capito bene allora questa non sarà più sala consigliare, quindi dovrebbe essere pronta la sala consigliare nuova alla scuola media e le associazioni arrivano qua, ho come la sensazione che ci sia un po' di problema di incastrare tutte le cose, ma magari è una sensazione mia, tutto finirà diverso splendidamente e il primo felice sarò io. Poi ci sono due cose che invece so perfettamente perché io non ho bisogno di chiedere a qualcun altro. Per la cronaca, l'assessore, il direttore mi accennò in questa sala consigliare dicendo ma ho pensato di valutare questa cosa, tu cosa ne dici? E gli ho detto ma credo che comunque possa essere anche una cosa interessante, se volete ne parliamo, ed è finito così. Penso che io non ho altre notizie rispetto a questa uscita che poi condivisi con gli altri un po' di mesi fa, e le mie informazioni finiscono lì, essendomi persa poi la delibera di giunta non avevo altre informazioni. Altra cosa che so perfettamente, non me la spieghi, va bene, no, è quella sugli altri, perché sommessamente ricordo che la Fondazione di Altri, il Comune di Cernobbio ha promosso la Fondazione di Altri, poi mi sono scritto come sindaco, ed erano delle cose che ha curato per 4 anni con Moreo, tanto che quel finanziamento,
che la Fondazione Carico aveva messo a disposizione per la ristrutturazione della vecchia scuola, che continuava a sembrare in mezzo a tutto ancora adesso, poi sono più di soli, non si possono inseguire all'infinito, la collocazione migliore per la scuola, non per fare un piacere a qualcuno, come ho avuto modo poi con che scambio che abbiamo fatto tra di noi anche nella conferenza di gruppo di commissione, non per fare un piacere a qualcuno che francamente non mi interessa, ma perché credo che quella scuola sia strategica per il sotto questo 19, punto, io quello penso. Quindi se la strada maestra non è percorribile, quella che sì, io ritenevo, quando professore sono scienza, ma che io ritenevo strada maestra fosse non sia percorribile, se se ne apre un'altra e se bisogna scendere a compromessi, va bene, ragioniamo, ripeto quello che disse l'assessore un po' di mesi fa. Ma quindi, ecco, nessuno mi spieghi questo, grazie, no. È un po' come la riorganizzazione degli uffici, la conosco bene, è quella che abbiamo disegnato un annetto fa, pensando che andavano in pensione alcune persone. Sono due cose che grazie adesso. Però ciò non toglie che ad esempio la biblioteca, ecco, se diventa, concordo assolutamente con tutte le cose che ha detto e ci siamo completamente, ma se diventa luogo di aggregazione, se deve diventare ancora più luogo di aggregazione, che deve essere biblioteca, può mica essere archivio. Pur avendo degli archivi significativi, quello di Raul Mezzallo assolutamente incredibile. Quello di Scalinite, su quello non pretenderei io, comune di Cernobbio, di spiegare a loro che cosa devono fare dell'archivio che loro. Ecco, questo no, nel senso che sono, e io credo sia un vanto per Cernobbio, una situazione di questo tipo avesse da Cernobbio, dopodiché non posso mica spiegare a loro che cosa devono fare del loro archivio. Sarebbe come dire se questo proletario, e sono appunto se questo proletario. Quindi mi rendo conto che questa idea comunque degli archivi pregevoli che ci possono essere a Cernobbio devono essere valorizzati, si controlla una produzione di valorizzati, ad esempio della continente di Giulio Masconi, sono assolutamente d'accordo su tutti i rapporti che si devono sviluppare tra le varie cose che ci sono lì. Detto tutto questo, però, rimane il fatto che la biblioteca deve essere biblioteca, secondo me, potete fare di un archivio storico e avere qua, cioè, prendo estremamente atto, credo che rimanere in biblioteca è luogo di aggregazione. Credo che quando si fanno questi spostamenti poi bisognerebbe anche che si incastri tutto, perché se no diventa francamente un po' difficile. Perché poi sulla valorizzazione dei centri civici, adesso certo c'è quello di piazza, io stesso, perché poi quando quelle cose le faccio, a chi mi ha detto, ma piazza, oddio, dove guardate, però a fondo non è male, c'è anche il parcheggio sotto, macchina per macchina, anzi è un posto bello. Ho fatto pure questa parte in queste settimane, in questi ultimi giorni che la gente mi chiamava dicendo no, cosa succede? Ecco. Quindi sono convinto, se viene valorizzato quello di piazza, va bene, sono soddisfatto, assolutamente. Però ecco, tutto si deve incastrare e secondo me è un quadro proprio di chiarezza assoluta, per cui lo scopo dell'interrogazione poi era questo. Quindi mi tengo molto parzialmente soddisfatto, diciamo così. Non so se è tutto. Due parole con tenza. Nella delibera c'è scritto che la sala consiliare viene spostata a piazza nell'attesa che la sala polifunzionale a piano terra delle scuole diventi sala polifunzionale. Quindi semplicemente il consiglio può andare a piazza anche domani mattina. Oggi non siamo usciti ad andare a piazza perché non c'erano i tempi tecnici per organizzarci andare a piazza, ma si può andare tranquillamente. Gli spazi qua, una volta che gli uffici hanno risposto le metrature che ce le abbiamo già qui, perché quello che dicevo prima, non capisco, sfuggito a me, a chi ho detto di andare a piazza, siamo andati insieme a tutte le associazioni a farli vedere anche gli spazi, che per me è una bellissima piazza, che poi secondo me, Carolina, quando ci sono andato, qui, sono quei due qua, sì, che siamo andati a con loro a piazza, a farli vedere gli spazi, no, terzo, perché c'è, perché Carlo Mira è rappresentanza storica, in questo momento è lo stesso presidente. Ecco perché erano tre. E poi gli ho detto, guardate, ho qua le parametrie, fatemi quelle misure che siete più bravi di me. Hanno fatto le misure, sono tutti qua, hanno spostato le sedi, hanno fatto qui. Cioè, mi sembra che stiamo facendo un gran lavoro per l'associazione.
davvero mi hanno detto sposta il monitor, sposta la sedia, sposta quello, e tante volte quando mi dice no, Simona Saladini mi dice fai il sindaco e lascia perdere alcune cose, che è vero, io non potrei neanche stracciare, non, mi piace fare quel lavoro, quindi collaborare con le associazioni, perché davvero mi reputo un centro di aggregazione molto importante, quindi capitemi, stiamo lavorando con loro. E ancora ieri siamo andati a piazza con il Photoshop. Sì, a piazza poi in realtà con l'occasione per dire che sono anni, io sono stato in quartiere di quella piazza lì per anni, c'è un ascensore che non è tuttora funzionante, io penso che il sindaco Matteo Monti si renderà sicuramente operativo anche per far funzionare un ascensore che da quando è stato installato non è mai arrivato, soltanto per dare un riguardo dal parcheggio in su, sempre fuori uso, ma non fuori uso per motivi tecnici momentanei, fuori uso in modo permanente, e poi la polizia che devo dire che è un po' migliorata dal lato della parte dell'economia, dal parcheggio in su, una volta le scale erano quasi praticabili, adesso perlomeno si possono praticare, l'ascensore ancora no, vi prego mettete a posto l'ascensore del centro ciclo quando c'è che lo fa, cioè, e questo serve anche per gli handicappati. Passiamo adesso all'altra interrogazione. Sì, grazie. La deliberazione è del gruppo come dice Nobbio e la sintetizzo nel senso che proprio nel gruppo secondario ho chiesto la delimitazione sull'utilizzo dei parcheggi e è uscito un articolo di giornale che fa riferimento a una lettera inviata ai commercianti che va bene, nel senso cioè sono importantissimi, poi sono gli altri cittadini di Cernobbio, e allora ho pensato, ma magari possiamo dirlo anche a tutti gli altri, non solo ai commercianti, anche perché da quel che si capisce si entrava in un dettaglio abbastanza preciso di posti tolti, posti messi, a quali vengono cambiati e tutto il resto, e quindi fa riferimento a questo sicuramente a un atto di giunta di indirizzo per il nuovo bando di gara, prossimo venturo, molto venturo credo, e il prossimo, però anche qui voleva la pena, visto che l'occasione c'era stata, per essere anche per i precisi e dettagliati, che era stato l'ultimo consiglio comunale, forse valeva la pena, invece ci si è perso un pezzo, valeva la pena entrare un po' nei dettagli, e quindi si chiede a questa amministrazione di riferire in merito alla situazione della sosta, se si sta andando a delineare in questi giorni, di illustrare i motivi per cui si siano verificati aumenti, cambi di tariffazione, come si pensa utilizzare il parcheggio multipiano in inverno, compreso il costo e modalità di uso durante le manifestazioni del centro espositivo. Infine chiede se siano rispettate le proporzioni tra stadio e pagamento riservate e libere riferite a diverse zone da cui è composto il nostro territorio. Grazie. Sì, qui rispondo come tale sindaco ma anche di assessore delegato, assessore parcheggi. Allora, forse anche qua Paolo, l'assessore delegato. Ho la delegata, all'assessore il tema viabilità, in quanto ci tengo molto a questo tema, anche perché il 28 dicembre 2018, protocollo 25224, abbiamo comunicato a tutti i capigruppo le delibere assunte dalla la delibera è prima, ma una è del 28 dicembre. Pubblicazione all'arco, quell'altra era il 9 gennaio, però mi permette di fare un po' di cronistoria, permettimi. Allora, arrivati noi a giugno, il 25 ottobre 2010 abbiamo assunto un atto di giunta dove abbiamo fatto un atto di indirizzo al responsabile della polizia locale di rivedere il piano della l'incarico alla società Mobiliter, questo è avvenuto con atto di giunta 168 del 25 novembre. Con delibera 184 del 15 novembre 2018 abbiamo terminato le tariffe per le aree di sosta, abbiamo rivisto le aree, nel senso andando a rimodulare le tariffe che c'erano ferme al piano della sosta dell'anno 2004,
quindi abbiamo aggiornato le tariffe, qui non faccio come Como, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo in questo momento, che abbiamo rivisto la tariffazione, quindi portando, lasciando la mezz'ora come la prima e un euro dappertutto. Più abbiamo rivisto la rotazione massimo di 3 ore nelle zone centrali. Questo non nasce da una volontà, ma da un percorso che stiamo facendo con la società Mobiliter, quindi questa risale al 15 novembre 2018. Delibera 196 del 29 novembre 2018, abbiamo determinato l'area di sosta, che abbiamo inserito il parcheggio multipiano, come ho risposto all'interrogazione un'altra volta, del parcheggio multipiano. Con delibera 212 del 18 dicembre abbiamo assunto un atto di giunta dove abbiamo individuato quali sono le priorità dell'amministrazione, ma poi demandando, quindi abbiamo tutto l'iter che sarà di convocazione di una commissione consigliare specifica sulla sosta, e questo 18 dicembre. In data 3 gennaio, in data 3 gennaio per PEC la responsabile della polizia locale ha scritto la società Mobiliter, quindi dato di giunta del 25 ottobre. Il 14 gennaio la società Mobiliter ci scrive sulla rimodulazione dell'incarico, adesso stiamo lavorando e quindi ho ritenuto di non convocare una commissione consigliare specifica su questo argomento, perché sarei venuto a parlarvi di atti assunti dalla giunta, ma sto aspettando che arrivi il nuovo rimodulazione del quadro generale del piano della sosta. Nel frattempo però, in accordo con l'assessore al turismo e al commercio, ma della Torre, abbiamo scritto a tutte le attività commerciali di Cernobbio, spiegandogli che cosa era stata la volontà dell'amministrazione sulla nuova regolamentazione degli spazi. E in questa lettera dell'8 gennaio gli abbiamo anche scritto di farci intervenire entro il 30 gennaio delle loro proposte o delle loro soluzioni che magari hanno in mente sulla questione delle altre sosta. Questo è l'8 gennaio, forse non sono arrivate poche di comunicazione, ma ho incontrato insieme all'assessore o personalmente alcuni commercianti dove mi hanno relazionato su alcune situazioni. Poi giovedì, assessore Santini, giovedì insieme all'assessore della Torre, più di un'ora e mezza abbiamo incontrato gli abitanti del centro storico, perché anche qua il sindaco Maria ha convocato a mano lettera solo i commercianti, non ha mandato gli abitanti. E io gli ho detto: guardate che abbiamo dato una comunicazione ai commercianti, perché abbiamo dato con Mr. Line il 30 gennaio. Passato il 30 gennaio avremmo allargato questo incontro con gli abitanti per spiegare cosa stiamo facendo, nel senso che stiamo rivedendo alcuni assetti di qualificazione delle vie, quindi davanti a Chiesa San Vincenzo, davanti a Chiesa del Redentore, davanti a quei cinque di aggregazione che riteniamo il borgo di Cernobbio. E questo lo vogliamo fare in sinergia con gli abitanti e con i commercianti, ma lavorando anche con voi. Quindi io convocherò, farò convocare al presidente di commissione una commissione su questo tema, perché bisogna andare nel consiglio comunale, ma voglio venire in commissione nel momento in cui la responsabile della polizia locale mi ha trasmesso tutti gli atti, il sindaco alla vista, la giunta alla vista, e porterò in commissione un quadro più specifico della situazione. Credimi, sia De Paolo che credo che Simona Saladini, conoscete la responsabile della polizia locale, e credetemi, io mando parecchie sollecitazioni, perché stiamo correndo per arrivare con il nuovo appalto che parte dal 1 luglio 2019. Come scadenza ci siamo dati fine febbraio per approvare almeno un iter quasi così per riuscire a partire dal 1 luglio 2019. Tutto questo non è fantasia, nel senso che ci arriva dati di giunta dove specificano bene tutti questi passaggi. L'interrogazione non mi permette di rispondere a tutto, perché essendo pervenuta oggi la proporzione tra restare al pagamento riservati, liberi, fritte e investitori di un posto territorio, qui risalgo a un piano della sosta dell'anno 2004, dove è lì che individua il quadro generale della situazione. Poi uno può dire: hai tolto i parcheggi bianchi, sono diventati blu, hai messo i parcheggi blu, diventano gialli, hai tolto questo, hai messo il ristorante. Io, una volta che avrò rivisto, quindi la società Mobiliter, la società di casa, che ha rimodulato tutto l'incarico, ha presentato un censimento preciso, quindi potrò dire esattamente come è la situazione dei parcheggi
perché io ad oggi ho il primo step, la prima fase del professionista, che sono l'indagine della sosta nella particolare rilevanza urbanistica, che risale da aprile 2018 a giugno. Quindi questo è chiaro che forse è stato in processo ma secondo me. Poi ho fatto atto di giunta, ho scritto la mobilità e sto arrivando per terminare un nuovo assetto dei posti auto, quindi un aumento tariffario, abbiamo fatto del 10% sugli residenti, sugli addetti, dicevo fermo al 2004, quindi non è che ho fatto un assorbimento esponenziale. Abbiamo scritto ai commercianti per lavorare insieme a loro e a quelli che oggi hanno l'abbonamento, addetti e i residenti, è stata mandata una comunicazione dalla responsabile della polizia locale dandogli questa specifica. In quella comunicazione avrei voluto scrivere con la mia lettera, però era il periodo del 27 dicembre, quindi non sono riuscito a integrare questa comunicazione per dire guardate che stiamo un po' rivedendo l'assetto. Erano 18, 15. Abbiamo incontrato 15 su 22 parcheggi del centro storico. Stiamo armando, conteremo che i cittadini, perché poi appena ci sarà questa cosa, questo nuovo assetto dei parcheggi, si potrà scatenare un po' di cambiamento, ma lo stiamo facendo in un'ottica di dare la possibilità di rotazione dei posti auto, dove tante volte, questo la polizia locale lo può anche documentare, ho chiesto anche alla polizia locale queste cose, perché ci sono alcune zone, per esempio di Sorario, dove non venivano controllate, dove comunque le macchine stazionavano più di ore, dove ci sono alcuni parcheggi nel centro storico, dove mi ha detto il sindaco, ma bisogna controllare di più, stiamo arrivando a migliorare sempre di più. Mi è sfuggito qualcosa, però anche qui ho sempre cercato di fare un'ottica di collaborazione con i primi step che sono dai commercianti in questo momento, la scelta insieme all'assessore. I cittadini arrivano anche loro, e questo è lo step di farlo per arrivare in commissione. Poi vi spiego perché non sono soddisfatto questa volta. Perché l'elenco puntiglioso delle libere, queste le conoscevo quasi tutte, anche perché qualcuna mi è stata citata anche l'altra volta, anche se continuo a non capire esattamente il nocciolo, la novità vera dovrebbe essere l'utilizzo degli atti interrati di Viverna, però questo nocciolo mi pare che non sia ancora chiaro, perché mi rendo conto che è probabilmente difficile da capire. Perché è quello che fa la differenza, perché sul raso siamo tranquilli, il raso c'è adesso, quello c'è. Il problema è l'interrato che potrebbe cambiare le proporzioni dei parcheggi necessari. Però, vedi sindaco, tu hai dato una serie di delibere di giunta, di atti di indirizzo, che vengono prima dello studio. Il problema vero dei parcheggi di Cernobbio è che per una serie di ragioni, senza voler responsabilità di nessuno, di fatto per decenni non ha avuto un quadro complessivo in cui si prevedessero nuovi parcheggi e una riorganizzazione complessiva del tutto, che era lo scopo dell'incarico alla mobilità, punto. Perché se no, se ci mettiamo a giocare con le linee gialle, verdi, rosse, posti tolti e posti messi, prima di avere una visione vera dei fatti, concreta, ognuno spara la sua, e può essere giustissimo quello che avete detto, ci mancherebbe altro. Io penso diversamente, penso che ad esempio, guardate, uno degli elementi fondamentali è il piano raso di Villaerba, che deve essere a pagamento, nel senso che deve evitare di essere utilizzato come parcheggio di interscambio, come succede adesso, perché se no i papà e le mamme che vanno a scuola a parlare con gli insegnanti non trovano posto, perché viene usato come parcheggio di interscambio, quando la gente ha capito che era aperto e non era chiuso. Ma deve essere a pagamento, per dirne una, secondo me, con 2 ore gratis e le altre, come dire, pagate meno che gli altri parcheggi. Perché 2 ore gratis? Perché chi va a scuola ci va gratuitamente, giustamente, secondo me, ma non viene utilizzato un parcheggio di interscambio. È giusto e sbagliata la mia idea? Beh, guardate, potevo farla questa cosa, ma non l'ho fatta, perché invece di pensare quanto giusto bella fosse la mia idea, ho pensato, ma forse facciamo un ragionamento complessivo, magari immaginando anche un nuovo parcheggio Cernobbio, visto che per una serie di ragioni non se ne fa uno nuovo dai tempi di Villaerba, perché
quei parcheggi sono stati immaginati quando sono stato fatto il Lerma. Questo qualche anno dopo, quando è stato rifatto questo ambito, questa operazione qua. Gli altri due, copertura del CRES e parcheggio raso di Villa Erba, sono pagati e fatti nell'operazione di Villa Erba. Questa sì, no, ma pensate, ma questo è un fatto, allora io guarda, non voglio dire, dico che sono stati pensati allora, da allora adesso, forse è arrivato il momento adesso di pensare come risistemare il piano parcheggio, lo scopo era quello lì. Invece noi abbiamo fatto degli atti di giunta e di indirizzo al netto di avere questi dati. Mi prendo atto della ragione per cui non sono soddisfatto. E invece qua è andato benissimo e come avete disegnato andava benissimo, io mi felice sono io. Ma allora, per quanto riguarda i parcheggi, guarda, io ho dei marchi, ho a cuore un tema che sto cercando di seguire il più possibile, però credo che negli ultimi, diciamo, 6 anni, 7 anni, 8 anni, l'ultimo parcheggio terminato è quello del centro civico di piazza, di cui mi sopperisce una zona di carenza di parcheggi. Mi viene in mente Rovenna, che anche lì un ampliamento del parcheggio, e questo tutto è avvenuto nel 2008-2013, forse se non vado errato, 2010-2018, quadruplava. Io prendermi le colpe di chi doveva fare, di chi non doveva fare, oggi c'è la società incaricata che deve fare il suo lavoro. E nel suo lavoro io vado ritengo su tutto il territorio comunale, perché Cernobbio per me parte da Ravenna, alle frazioni e a tutta la zona, Cernobbio, quindi io voglio avere, e per quello che ho fatto un atto di indirizzo, non ne ho fatti 2, un atto di indirizzo, e gli altri sono atti di giunta provenienti ad arrivare a portare in consiglio comunale un piano generale dell'assetto della sosta dettato da un'esigenza che è quello effettivo primario di decongestionare il traffico, di evitare che le auto arrivino nel centro storico e siano fermate a Villers. E' il primo toccante, quello che risolvevo prima, con Villers. Ci stiamo lavorando ed ecco perché con Villers abbiamo prorogato la convenzione fino al 30 di giugno, quindi prorogata fino al 31 dicembre, e ci ho detto diamo una scadenza militare, perché utilizzando il multipiano riesco in questo momento, perché nell'atto di giunta c'è scritto che sono in corso un piano di trasformazione qua dietro le 5 volte, a bloccare oggi un immobile qua dietro con una costruzione o consiglio in questo momento specifico non aveva senso. Questa è una scelta che ho detto anche alla mia giunta e ai consiglieri, che non dico che non si deve fare. Risolviamo prima i parcheggi che abbiamo chiusi e basta aprirli come abbiamo fatto prima natalizio e decongestioniamo il traffico del centro storico, perché nel programma che abbiamo evitiamo i movimenti dei parcheggi che ci sono. Le zone di aereo e le parti che le macchine continuano a girare, per trovare parcheggi, l'obiettivo è di portarle fuori e trovare questa soluzione qua. Però questo lavoro non può farlo il sindaco dell'ufficio, perché si può disegnare ogni numero delle macchine, lo deve fare cercare di caricare le cose, cercare la mobilità. Io più che fare un atto di giunta il 25 di ottobre, più che sollecitare, la comandante ha scritto al 3 gennaio, la mobilità ci ha scritto il 14 gennaio, oggi è 29, io spero che più fretta possibile, la sollecitare, avevi un piano generale di tesoro sulle piante informali che abbiamo fatto, diciamo, questo mi sembra un quadro. Mi piace lavorare insieme a voi in commissione, insomma voglio arrivare con documenti concreti, perché venire a parlare con atti giunti da una società incaricata che ci costa 25.000 euro più IVA, vorrei arrivare con un documento ben chiaro. Infatti volevo non sui parcheggi, perché non intendo fare la storia, venire in consiglio comunale e fare la storia di chi ha fatto che cosa, perché in questi mesi sono stata zitta tante volte perché non ho intenzione di riprendere e dire io sono partita facendo così, perché l'avrei potuto dire tante volte su che cosa è stato fatto per 10 anni, dove le opere sono venute da vedere concrete. No, invece quello che volevo chiedere a voi, forse l'avete fatto, non so, state facendo la scelta appunto di spostamento di tutto quel piano, ma lo IAT in che forma si è impegnato, con che atto voi avete l'impegno eventualmente ad occupare quegli spazi e assumersi? Avete fatto già una convenzione, avete già fatto un protocollo, un accordo di programma? Perché
sembra importante prima che mettiate in moto di spostare tutto il quale è fatto a monte a rete, che vi garantisca che poi c'è chi investe nel caso per la loro parte. Sì, allora, dicevo, abbiamo fatto questo atto di giunta, atto di indirizzo della giunta il 27 dicembre. Abbiamo scritto alla Fondazione Iarte, dove diciamo guardate che questo immobile è fruibile da voi, adesso lavorate insieme alla Fondazione Cariplo per capire se 500.000 euro che Fondazione Carico metteva sull'immobile di Via Regina mezzo scuole medie e sposta le risorse sull'immobile in Via Regina 5. Nell'atto di giunta abbiamo demandato ai responsabili del servizio di capire qual è l'atto propedeutico per arrivare a questo obiettivo. Ecco perché in questo momento io ho dato un deadline a maggio, perché entro fine febbraio sto chiudendo con Fondazione Iarte, con tutte le associazioni, qual è l'obiettivo migliore per chiudere questa soluzione. Nell'atto di indirizzo c'è scritto di provvedere a capire qual è l'atto formale migliore per chiudere questa partita. Scusate, no, perché sì, la questione non è tanto l'atto di indirizzo di giunta, potevi fare un protocollo, un accordo di programma, mi permetterei di dire, perché è l'unico strumento che vi permette di avere la certezza che tutto quello che state mettendo in atto, che è condiviso o no come scelta, ho detto, ma che è comunque sono dei passaggi forti, dovete avere lo strumento a monte che non ti dà forza l'atto di giunta, perché vi state esponendo ancora voi soltanto. Cioè, quindi, perché l'aspetto poi della Fondazione Carico è altra cosa, nel senso che o loro avevano maturato su un progetto il finanziamento, o se invece era solo un impegno verbale, è tutto da costruire. Cioè, questo è un altro aspetto, perché se avevano su un progetto di ristrutturazione mandato in Fondazione Carico, c'era l'ok di approvazione del progetto emesso di 500.000 euro, è un conto. Se è il parlare con delle figure che si conoscono come tipo di impegno, un altro, ma nel caso non ci riguarderebbe neppure. Quello che a noi serve, cioè io parlo a noi perché è una scelta che io non condivido, ve lo dico, ma non tanto per liberare gli spazi delle associazioni. Sono d'accordo che le associazioni possono anche andare in spazi eventualmente più ridotti o in altre forme, perché lo spazio è enorme per utilizzarlo. Per tante volte abbiamo proposto le associazioni anche di condividere gli spazi, ogni volta è stata una guerra unica, perché ognuno vuole il proprio locale, il proprio spazio, cosa che nel guardare al futuro penso che non sia più sostenibile e possibile. Quindi il fatto di eventualmente dare una destinazione anche più bella alle associazioni, perché là è anche da mettere a posto, io dico, ma anche ridimensionata nello spazio, penso che ci sia quel discorso. Non sono completamente d'accordo sul fatto eventualmente di vedere la scuola, lo IAT sopra, perché lì c'è una scuola media, c'è la nostra scuola elementare, e a oggi non sappiamo mai come sarà il futuro anche delle varie scuole elementari sparse, perché noi oggi siamo un comune che ha 4 cimiteri, che ha le scuole, più di un plesso scolastico, e quindi abbiamo dei costi enormi. Ho detto, quindi, prima di dare spazi ad altri là, quello è il nostro plesso scolastico. Quella realtà ritenuta importante, il lavoro nel mondo della scuola, quindi non sto dicendo nulla, che non è che dico non è importante, ma nel caso avrebbe potuto trovare collocazione o nel Cinema Volta o nella vecchia scuola media, in un altro edificio, con un impegno economico che nel caso ognuno si deve prendere nel momento in cui si vuole realizzare una scuola. Ecco perché dico, da parte vostra dovete tutelarvi con un documento. Guardate che il finanziamento di Fondazione Carico è al Comune di Cernobbio sul progetto. Ma ce l'hai proprio come comunicato? Sì. Posso? Anche qui merito al contributo di 500 e passa di euro, è la Fondazione IAT che ha chiesto la Fondazione Carico, e quindi c'è una lettera formale
ricevuta da Fondazione Carico a Fondazione di Arte, che si impegnava a contribuire a questo progetto generale sull'ex scuole medie, questo progetto che passava anche dal Comune di Cernobbio. In questo momento io, prima di assumere l'atto di giunta, ho verificato insieme a Fondazione di Arte la questione di che atto formale procedere a fare, quindi cosa viene detto? L'atto formale è quello di fare un atto di concessione, quindi nell'atto di giunta abbiamo scritto che dobbiamo valutare, quindi leggo cosa c'è scritto, perché almeno dice di procedere successivamente tramite apposito atto da approvare da parte dell'organo politico competente alla Fondazione di Arte in via Domobile, sito dell'immobile in via Regina 5. Fatta questo atto di giunta, ho scritto a Fondazione di Arte dove mi abbiamo detto di metterci in contatto con l'amministrazione e da qui capiamo qual è l'atto formale per valorizzare sempre l'immobile, perché io prima di procedere per domani mattina, perché per me è davvero semplice spostare in questo momento la sala consigliare, è davvero più semplice spostare la sala consigliare a piazza, anzi valorizziamo il centro civico che per me è un fiore all'occhiello, valorizzare con l'immobile in associazioni nello spazio, nelle risorse che ci sono, dividiamo gli spazi che domani mattina possono essere qua. È ovvio che dobbiamo lavorare con Fondazione di Arte sull'atto formale, quindi, e però voglio avere anche le garanzie di Fondazione di Arte che tramite Fondazione Carico, oltre ad avere quelle risorse lì, Fondazione di Arte mette anche tante risorse. Quindi l'obiettivo mio è di entrare in Cernobbio e di rivedere tutto l'immobile completamente fatto. E una valorizzazione di quell'area lì nell'ottica che abbiamo assunto della cittadella della formazione, tutto questo assetto di queste strutture che ci sono. Stiamo lavorando con Fondazione di Arte di intercedere dettagli che hanno fatto di questo cambio che arriverà proprio in Fondazione di Arte. Forse questa lettera formale di Fondazione di Arte che scrive a Fondazione di Arte si impegna, adesso dico 500.000 euro, un importo abbastanza elevato su un progetto generale che è passato tramite il Comune di Cernobbio, però è indirizzata a Fondazione di Arte, è indirizzata al Comune di Cernobbio. Questo lo stiamo portando avanti, quindi ho dato un deadline, dicevo, 8 febbraio per avere un quadro generale, ma anche per riuscire a distribuire maggiormente gli spazi. Sì, ormai... L'ultima per finire bellezza, per 24 ore. Ma quindi si sposti questi fondi sulla scuola di la scuola media rimarrà abbandonata all'eternità. Nell'ottica della cittadella della formazione che insieme a Cicinio intermettiamo dal multipiano di Villa Erba fino ad arrivare al Palazzo Comunale, stiamo valutando anche l'immobile dell'ex scuole medie, qual è il maggior utilizzo, soprattutto vedendo tutti gli spazi che abbiamo attorno tra scuole medie, scuole elementari e altri spazi in un'ottica strategica delle nascite che ci sono sempre di più, nel senso che poi va fatta una valutazione generale per capire i bambini che stanno sempre dalla vita dei nati, 82 morti, 42 bambini nati, diciamo nel 2018, quindi c'è sempre di più una cosa. Quindi nell'assetto della cittadella, della formazione, stiamo lavorando anche con il MIUR vedere insieme a loro la possibilità di trovare risorse. Oggi dire che domani che queste risorse di 500.000 euro non arrivavano al Comune di Cernobbio, era una Fondazione di Arte che le investiva su un immobile. Quindi non sono risorse che si svincolano, perché sennò mi piacerebbe davvero sistemare l'immobile, però è sempre quello che viene in consiglio l'altra volta. Abbiamo messo a bilancio 1.240.000 euro, rimane così. Non ha senso, infatti con l'assessore infrastrutture, una delle prime cose che mi ha detto, mi ha detto, ma sindaco, ma scusa, quel 1.240.000 euro, ma da dove viene? No, gli ho spiegato, sono la questione, quindi... O parliamo qualcuno a Roma di voi, che così almeno può chiare assessore. Vediamo nei prossimi. Bisogna mandare qualcuno a Roma. Volevo dire due cose, non è un atto mio di, voglio dire, di sfidare il regolamento, stasera abbiamo dedicato più tempo alle ultime due interrogazioni che anche al Consiglio Comunale. Questo vuol dire che il comitato di un Consiglio Comunale relativamente povero di punti, nel senso quantitativo, per magari scattarci qualche idea di più, secondo me questa cosa più. Sul cimitero volevo dire una cosa perché non chiedo i dettagli, per cui sostanzialmente.
finalmente si sta concedendo, non mi compito di dirlo, ma mi sono chiesto se si era parlato tutti, anche alla, voglio dire, per il meno delle sale che ci sono da tanto tempo perché non ci sono più posti, per cui si sta rivedendo tutta una serie di, voglio dire, di anni di locoli eccetera eccetera per cercare di sistemare i cimiteri anche dal punto di vista, non solo dal punto di vista delle benedetti e delle, del, dei lati diciamo di, sereni che possono essere un cimitero eccetera eccetera. Questo si sta facendo. Io vorrei concludere dicendo che ringrazio come al solito perché è stata una discussione serena e permette veramente dirigere un consiglio comunale che non bisogna ormai indirizzare perché ormai si sta andando voglio dire autonomamente, ma posso riuscire in senso positivo con molta serenità. Ringrazio il pubblico che è venuto a vedere, do ancora, faccio ancora i miei auguri alla dottoressa Cavallini perché mantenga il suo impegno e possa mantenerlo e in particolare perché devi fare un auguro particolare di nuovo all'assessore Alessandra. Perché trovo in questo momento il nuovo suo di vita, diciamo, operativa, nuova per lei, un motivo di, così, di incentivo per andare avanti nella vita, perché la vita ultimamente era regalata con un grosso dispiacere. Grazie a tutti. Prego. Ringrazio per gli auguri e spero di fare un po' lavoro. Grazie a tutti, Mazza, il signor Mazza non si è convinto di quello che non rispetta i tempi, ma si è fatto. Quindi, a tutti, grazie.